Allora, riprendiamo i nostri lavori, credo che ci si sia tutti accomodati e continuiamo in questa sessione idealmente la precedente, continuando ad occuparci di patologie che richiedono una terapia anticoagulante. E con grande piacere chiamo la Roberta Re, che è il direttore della medicina interna dell'ospedale di Vercelli, che ci parlerà delle novità sull'embolia polmonare. Prego. Grazie a tutti, ringrazio in particolar modo il dottor Pomero, che non c'è in questo momento, sia per l'invito che per la squisita ospitalità. Allora, parliamo di embolia polmonare, in generale anche di malattie trombotiche, se ci sono delle novità. È stato molto interessante preparare questa relazione perché comunque ho scoperto anche alcune cose abbastanza curiose, alcune le vedremo insieme. Innanzitutto, per quanto riguarda l'incidenza dell'embolia polmonare, sappiamo che negli ultimi anni è cresciuta, ma la mortalità globale è rimasta invariata. Ciò significa che c'è un case fatality rate inferiore. Questo ci suggerisce o un'overdiagnosi e anche una malattia tutto sommato meno severa. Partiamo quindi su alcuni spunti di riflessione per quanto riguarda le strategie diagnostiche. Noi sappiamo che quando abbiamo un sospetto di embolia polmonare dobbiamo utilizzare degli score di probabilità clinica, che generalmente sono il Ginevra e il Wells, al quale, in base al rischio più o meno alto, aggiungiamo il didimero. Ma innanzitutto, quale didimero e soprattutto quanti didimeri conosciamo? Noi siamo abituati ad avere un didimero per la diagnosi di embolia polmonare, che generalmente, in base alle metodiche, è un cutoff di 500, credo che nella maggior parte dei vostri laboratori sia questo. Però, se ci pensiamo bene, ci sono anche i didimeri che sono correlati agli studi DULCIS, nel quale vengono modificati questi valori in base alle caratteristiche del genere del paziente e all'età. In realtà non sono gli unici che esistono come didimeri, nel senso che oltre a quello fisso a cui noi siamo abituati, le linee guida ci suggeriscono di utilizzare un didimero che è aggiustato per l'età del paziente quando il paziente ha più di 50 anni, oppure correlato alla probabilità clinica. Questo cosa significa? Che già si sapeva dagli studi retrospettivi, ma è stato confermato da questo studio prospettico, che quando io metto insieme lo score di Well e Ginevra a un didimero inferiore a 1000 se lo score mi dà una bassa probabilità, oppure uno score, un valore sempre di 500 cui eravamo abituati se la probabilità è intermedia, riesco a ottenere lo stesso un buon risultato per quanto riguarda la sicurezza, cioè nel non avere nel follow up delle embolie polmonari. Cosa mi interessa questo? Questo mi interessa perché ci aiuta a ridurre il numero di diagnostica invasiva che facciamo, cioè l'attack costa, ha bisogno di tempi, ci dà dei raggi e comunque può dare dei problemi anche col mezzo di contrasto, per cui tutte queste strategie sono nate per mantenere una buona accuratezza ma nello stesso tempo di risparmiare la diagnostica. E cosa si è visto? Che se io uso questa variabile, cioè utilizzare il 1000 o il 500 in base al rischio clinico, riesco a fare l'attack solo nel 30% grossolanamente dei pazienti, rispetto al fatto che se io usassi un cutoff fisso di 500 la farei nel 51,9% dei nostri pazienti. Per quanto riguarda invece il didimero ottimizzato secondo l'età, che significa se un paziente ha 50 anni va bene 500, se ne ha 70 utilizziamo il 700, e comunque anch'esso ci aiuta a risparmiare degli esami radiologici, ma purtroppo il grosso limite è di non essere sufficientemente efficace e di non riuscire ad avere una sorta di correttivo se il paziente ha meno di 50 anni. E sono quei pazienti purtroppo che possono avere maggior svantaggio dall'utilizzo di ampie radiazioni, per esempio. Quest'altro studio ha evidenziato come, secondo il protocollo, l'algoritmo IRS, io considero tre items ai quali aggiungo nuovamente questi due cutoff di didimero. 1000 se non ho nessuno dei tre items, che sono segni clinici di trombosi, emottisi o embolia polmonare come diagnosi più probabile. Oppure, se ne ho presente uno o più di questi items, usare il canonico 500. Anche in questo caso sono riuscita a risparmiare delle indagini diagnostiche, mantenendo comunque una buona efficacia clinica, risparmiandone appunto il 14% delle TAC. Si è visto poi successivamente se questi dati, che inizialmente erano stati fatti su pazienti non ancora ricoverati, ma se potevano essere altrettanto efficaci anche in pazienti che erano magari più anziani, che avevano il cancro, avevano un pregresso TEV, quindi con pazienti più pesanti. E cosa si è visto? Che in effetti è vero che in questi pazienti c'è sempre una maggiore difficoltà nella diagnostica, ma se noi in questi pazienti confrontiamo l'utilizzo di un didimero ottimizzato o con il protocollo IRS o col protocollo
appunto il 1500 con lo score di Wells e Ginevra, sono comunque più efficaci rispetto a un cut-off fisso, per cui ovviamente un anziano avrà meno sensibilità, lo stesso un paziente con cancro avrò qualche problema in più, ma tutto sommato se lo confronto col 500 vado meglio se mi comporto in questo modo. Globalmente il didimero che si lega alla probabilità clinica insieme allo score, il Ginevra e gli IRS è quello che dà le performance maggiori. In seconda battuta, ma proprio per semplificare, troviamo il didimero aggiustato per età. Quello che ci dà ancora performance inferiore è utilizzare, come eravamo abituati fino a poco tempo fa, il Ginevra e il Wells insieme al didimero fisso. Altri focus invece sull'embolia polmonare a rischio intermedio, innanzitutto perché ci interessa. Il 60% dei pazienti che noi approcciamo hanno un'embolia polmonare a rischio intermedio, ma che caratteristiche hanno? Hanno delle caratteristiche di mortalità che sono tutt'altro che intermedie, perché vedete che la mortalità va dal 3 al 15. Questo perché noi sappiamo che questi pazienti hanno un peso maggiore di 3 al quale si aggiunge un sovraccarico destro e un'alterazione della troponina in varie caratteristiche che danno un intermedio basso e un intermedio alto. Questi pazienti devono essere assolutamente ricoverati, ma non solo, quelli che sono a rischio alto devono essere tenuti in osservazione perché questi pazienti possono evolvere malamente e quindi meritare una riperfusione rescue. Questo viene dato già dai dati dell'ESC 2019, quindi la rescue trombolisi nei pazienti che si deteriorano nonostante una congrua terapia anticoagulante e viene riconfermato pesantemente dalle linee guida di CES del 2021. E bene o male questo un pochettino lo sapevamo. Quello che viene sottolineato, io considero di primaria importanza, è che finalmente abbiamo perso il numeretto 90, che era considerato il cut-off della pressione sistolica, oltre alla quale noi consideravamo un paziente stabile o instabile. Non ci danno più dei numeri, ci dicono che un paziente, anche se non ha ancora un'ipotensione franca, ma ha dei numeri magari a 100 di sistolica, quindi non abbiamo il 90, ma diventa tachicardico, inizia ad avere un peggioramento degli scambi gassosi, ha vasocostretto, oligurico, confuso, aumenta i lattati, inizia ad avere delle aritmie cardiache, è un paziente che si sta deteriorando indipendentemente dal valore di pressione ed è un paziente che deve essere messo in attività, cioè messo in terapia per poterlo aiutare e salvare. Questo non è proprio una novità se vediamo, perché già nel 2016 ci dicevano che la bilancia poteva essere in favore della terapia di riperfusione se peggiorava dal punto di vista cardiopolmonare, quindi non per forza il canonico valore di 90. Quindi se noi dobbiamo sottoporre a terapia riperfusiva un paziente, la prima scelta è la trombolisi sistemica tramite catetere, ma se il paziente è ad alto rischio emorragico, oppure la trombolisi è fallita, oppure il paziente è così in shock che non fa in tempo la trombolisi a salvargli la vita, noi possiamo utilizzare anche delle metodiche meccaniche. Intanto abbiamo parlato di rischio emorragico, noi abbiamo degli score di rischio emorragico che utilizziamo da tempo, qua ne vedete alcuni, il Riete, l'ASBLED, il VT-BLED che è stato anche approvato appunto coi DOAC, ma questi sono un po' generici. Vi ricordo che esistono degli score di rischio più calzanti sui pazienti che devono essere sottoposti alla trombolisi, che sono il PECA score e il BACS score, che appunto ci danno l'idea di quanto può essere realmente il rischio emorragico del nostro paziente se lo sottoponiamo a trombolisi. Quindi, quando utilizziamo la terapia percutanea? Allora, intanto in chi? Come alternativa alla trombolisi sistemica, nel paziente ad alto rischio che ha controindicazioni alla trombolisi, ma anche in quello a rischio intermedio che può avere un trombo in transito o che appunto si sta deteriorando e può morire prima ancora che noi utilizziamo e lasciamo il tempo alla trombolisi di fare l'effetto. Queste terapie possono essere tramite infusione locale di trombolisi o proprio mediante delle metodiche meccaniche, ma anche dalla collaborazione di entrambe. Qua in maniera molto veloce vediamo in senso generale quali sono alcune di queste caratteristiche. Alla vostra attenzione metto il fatto che queste caratteristiche possono essere, queste metodiche, fatte sia con il trombolitico che senza, perché se è pur vero che un trombolitico infuso localmente riduce il rischio emorragico, non lo azzera, per cui se un paziente ha un'emorragia cerebrale piuttosto che un'ulcera peptica sanguinante, comunque non potremo pensare di fare una trombolisi locale direttamente.
Alcune di queste metodiche utilizzano le sonde eco come l'ECOS, che fa il trombolitico locale oltre a una diretta frattura dei trombi mediante l'ecografo, ma anche c'è la possibilità di utilizzare l'infusione di soluzione salina, il gonfiare il pallone da emodinamica direttamente sul trombo. Ovviamente la scelta non dipende da noi, dipende dall'equipe di professionisti che sono nell'ambito in cui noi lavoriamo e nella quale hanno chiaramente la maggiore esperienza. Anticipo quella che può essere una domanda, ovvero: ma nel momento in cui io rompo un trombo, cosa succede a questi frammenti? Intanto, per la maggior parte vengono aspirati e comunque tolti dal circolo sistemico, una parte comunque si perde, ma vi ricordo che delle piccole trombosi periferiche creano un carico emodinamico decisamente inferiore nei nostri pazienti rispetto a una trombosi piena del circolo polmonare prossimale, per cui comunque il paziente ne avrà un vantaggio. Esistono anche delle tecniche chirurgiche che sono caratteristiche da poter usare nel paziente ad alto rischio o comunque un paziente che ha dei trombi in transito. Il paziente deve andare dal cardiochirurgo che farà un intervento piuttosto invasivo passando dallo sterno e aprendo direttamente le arterie polmonari, ma con una toeletta, chiamiamo, passatemi il termine, diretta anche con dei piccoli endoscopi per poter prendere dei trombi anche più periferici. Ovviamente è una metodica estremamente invasiva. Questo è solo per ricordarvi, in base ai colori, le varie possibilità che noi abbiamo, che può tenere, essere comodo da tenere nel nostro studio per ricordarci come ci possiamo muovere. Chi fa che cosa? Allora, per quello che ci dicono è che sia la terapia antitrombotica che la trombolisi dovrebbero essere alla portata di tutti, e su questo già sulla trombolisi magari possiamo anche avere qualche dubbio in realtà. Le altre metodiche di cui ho parlato molto velocemente sono a carico dell'emodinamista, mentre ovviamente quelle cardiochirurgiche dal cardiochirurgo. Altre novità partono sulla possibilità o sulla prospettiva, il sospetto di poter utilizzare dei trombolitici a dose safe. Questo studio è uno studio datato, vedete che del 2010 si era pensato di utilizzare la mezza dose dell'RTPA nei pazienti che avevano instabilità emodinamica o un'embolia polmonare massiva, che a differenza di come la classifichiamo noi adesso era semplicemente una classificazione anatomica, cioè più del 50% dei vasi polmonari colpiti. I dati sono stati confortanti per quanto riguardava il miglioramento della defiance del destro e soprattutto dal punto di vista emorragico, soprattutto nei pazienti più fragili come quelli di basso peso. Questo per arrivare a dire che c'è in corso lo studio PEITO 3, nel quale pazienti che sono emodinamicamente stabili ma con dei criteri di potenziale gravità, che sono quelli estrapolati da delle valutazioni successive del PEITO, cioè la pressione sistolica inferiore a 110, una saturazione inferiore a 90, una frequenza respiratoria maggiore a 20, è una storia di scompenso cardiaco cronico, sono stati randomizzati ad avere una mezza dose di alteplase rispetto all'utilizzo canonico dell'eparina per vedere in effetti gli outcome come possono essere. Solo un accenno alla gestione delle embolie polmonari subsegmentari. Quello che ci dicono può essere un po' variabile, perché ci dicono se ha un basso rischio di recidiva lo sorveglianza, se invece ad alto rischio di recidiva terapia anticoagulante. Questo perché? Allora, questo studio, anche questo non è recentissimo, ma aveva visto come dei pazienti che avevano un'embolia polmonare subsegmentaria erano stati sottoposti a terapia anticoagulante e confrontati quelli che non erano stati sottoposti a terapia anticoagulante ad altri pazienti che non avevano l'embolia polmonare, che quindi non facevano la terapia, hanno avuto lo stesso outcome favorevole a 3 mesi, con la differenza che quelli che erano scoagulati avevano però dei tassi di sanguinamento del 5,3% di sanguinamenti maggiori. Questi outcome, tutto sommato considerati benigni dell'embolia polmonare subsegmentaria, sono stati un po' ridimensionati da questo lavoro pubblicato recentemente, nel quale si è visto che in realtà queste embolie recidivano più di quello che si credeva e all'incirca quanto quelle più prossimali. Però se noi andiamo a scorporare il dato, vediamo che effettivamente se un paziente ha un'embolia polmonare subsegmentaria singola ha un rischio di recidiva molto più ridotto rispetto che ce l'ha multiple, quindi questi pazienti devono essere veramente caratterizzati per decidere come poterli gestire. Globalmente, per dare dei messaggi, noi possiamo scoagulare, dovremmo scoagulare questi pazienti se hanno più difetti singoli, se sembrano segmentari, se il paziente è sintomatico, se il paziente ha ad alto rischio di avere un'embolia polmonare, se ha il D-dimero elevato, se ha il cancro, se è ospedalizzato, quindi è una serie di fattori di rischio che ci fanno pensare che sia davvero comunque un fattore, che ci sia davvero una trombosi e che possa quindi esserci un'evoluzione in altri episodi trombotici.
Per quanto riguarda le embolie polmonari incidentali, che generalmente troviamo con delle TAC per cercare tutt'altro, ci conferma quello che già sapevamo, cioè che questi pazienti devono essere trattati tanto quanto gli altri, cioè quelli sintomatici non incidentali. Il dubbio veniva perché effettivamente un'embolia polmonare incidentale, per definizione, noi non sappiamo stimare la data di insorgenza della patologia e quindi trattare con una terapia anticoagulante a dose piena, addirittura anche col carico, questi malati forse in alcuni casi ci lasciava qualche perplessità. Una sola parola sul cancro: già nel 2021 le linee guida ESH ci mettevano gli anticoagulanti diretti come comunque terapia almeno in pari con l'eparina a basso peso e ci consigliavano cautela nei pazienti col tecancro gastroenterico, mentre più recentemente le linee guida di CEST ci dicono che i DOAC sono la prima scelta rispetto all'eparina a basso peso molecolare e fanno di più, ci dicono che l'eparina a basso peso e la Apixaban sono la nostra scelta se un paziente ha una neoplasia del tratto gastroenterico. Questo perché? Perché hanno valutato eparina versus edoxaban e rivaroxaban, che sono stati i primi studi col cancro, che hanno visto che era meglio forse l'eparina per i sanguinamenti, mentre invece eparina versus apixaban sono andati in pari, quindi ci hanno dato questa indicazione. Ci confermano la possibilità di poter trattare le embolie polmonari a casa, ovviamente se i criteri clinici sia dell'embolia polmonare che le caratteristiche del paziente ce lo consentono, noi possiamo vederlo anche coi criteri Estia e soprattutto favoriti dal fatto che gli anticoagulanti diretti ci consentono una terapia molto snella praticamente già dall'inizio. Non toccherò volutamente la durata della terapia perché merita una relazione a sé, vi ricordo solo che quello che ci dicono le linee guida è quello di considerare a 3 mesi tutti i pazienti che devono essere per una eventuale fase estesa. Questo potrebbe essere una cosa sibillina, ma per come l'ho interpretata io è perché è vero che un paziente con un rifattore di rischio maggiore, come può essere un traumatismo o un intervento, li considero legati come a un rischio maggiore, di conseguenza a basso rischio di recidiva. Ma lo stesso rischio di intervento cambia se il mio paziente è un paziente con un cancro attivo piuttosto che se è un paziente sano. Quindi comunque è sempre giusto ragionare sullo stesso paziente e valutare comunque tutti i pazienti a 3 mesi per fare delle scelte. Altri dati interessanti che ho trovato sono stati perché finalmente ci hanno dato delle indicazioni abbastanza chiare su come gestire il follow-up dei pazienti. Dico finalmente perché purtroppo non so voi, ma io nella realtà vedevo che c'era tantissima variabilità e molto spesso appoggiata sulla soggettività piuttosto che su dati clinici. Questo interessante lavoro, che poi ovviamente è diventato, appunto, faceva parte delle linee guida dell'ESC, ha suddiviso le varie fasi del TEV con tutte le varie problematiche, ne toccheremo solo 2 o 3. Intanto per quanto riguarda il cancro, noi molto spesso dobbiamo decidere se indagare un paziente alla testa a piedi quando ha un episodio TEV, perché è vero che comunque un paziente che ha il TEV può avere un rischio di avere una nuova diagnosi di cancro, soprattutto nei primi mesi, soprattutto se è un TEV non provocato e soprattutto se ha più di 50 anni. Per contro un paziente neoplastico può avere una recidiva legata al fatto che ha manifestato un TEV nella sua storia clinica, oppure un TEV che non risponde alla terapia antitrombotica e che quindi può recidivare più facilmente. Comunque sia, quello che ci dicono è quello che ci dicevano qualche anno fa, cioè non è necessario fare una diagnostica estremamente approfondita, ma soltanto una buona anamnesi, un esame obiettivo con degli esami basali, oltre agli esami sessospecifici, quindi il pap test, la mammografia e il PSA. Perché se è vero che se noi facciamo una radiologia pesante forse riusciamo a stanare prima delle neoplasie, la prognosi a posteriori rimane la stessa e molto spesso ci troviamo ad affrontare dei falsi positivi con anche delle problematiche nei pazienti. Trombofilia. La trombofilia ha senso cercarla se questo mi fa modificare il mio management in senso di durata, dosaggio e tipo di anticoagulante, oppure se mi trovo di fronte a una giovane donna che deve affrontare una terapia estroprogestinica oppure una gravidanza. Per quanto riguarda la possibilità di cambiare il dosaggio e il tipo di farmaco, le linee guida non ci dicono moltissimo, nel senso che non è che se sei trombofilico usi un antifattore secondo piuttosto che un antidecimo. L'unica cosa che però sappiamo in maniera molto forte è che è importante richiedere la presenza della sindrome di anticorpi antifosfolipidi, che sapete che ci spinge a utilizzare l'antivitaminico K, soprattutto una triplice positività, e che va cercata se il paziente ha avuto una trombosi precoce, cioè sotto i 50 anni, eventi arteriosi o poliabiattività, e quindi questa in effetti deve essere ricercata.
Per quanto riguarda la terapia ormonale, finalmente ci dà delle indicazioni chiare contro i ginecologi, contro il quale abbiamo lottato per anni, cioè che la terapia estroprogestinica può essere continuata durante l'inizio della terapia anticoagulante, perché questo preserva la paziente da una gravidanza indesiderata e da eventuali emorragie uterine veramente importanti con delle severe anemie. E quindi questo possiamo farlo. Ovviamente la terapia estroprogestinica dovrà essere sospesa prima della sospensione della terapia anticoagulante. Si considera un fattore di rischio intermedio, ovviamente non come un TEV non provocato, però ci suddivide, cioè le donne che hanno un TEV entro i 3 mesi dall'inizio della terapia estroprogestinica, generalmente lo si considera come un fattore più forte e siamo più contenti nel sospendere la terapia dopo aver sospeso la terapia estroprogestinica nella paziente, mentre invece se questo avviene in una storia clinica della paziente siamo più portati a inserirlo in una serie di altri fattori di rischio e quindi considerarlo anche all'interno di score come l'ERDO2 o comunque nell'insieme della situazione della paziente. Un altro dato molto importante che dobbiamo tenere in considerazione è la possibilità che dopo un'embolia polmonare si sviluppi la post-pulmonary embolism syndrome, che è una patologia caratterizzata da dispnea, intolleranza all'esercizio fisico, ma anche alterazione dello stato mentale e anche nonostante 3 mesi di adeguata terapia anticoagulante e che non è giustificata da altre patologie, soprattutto che si sviluppa in una fetta piuttosto robusta di pazienti che sopravvivono a un'embolia polmonare. In alcuni casi si è pensato che questo potesse essere legato al fatto che i trombi non sempre si risolvono completamente, ma questo non giustifica per forza questo, perché in altri pazienti nei quali non si sono risolti completamente non manifestano assolutamente questa sindrome, per cui non è detto che per forza sia solo questo. Questo è importante perché questi pazienti dovranno poi essere seguiti e valutati anche in follow-up per lo sviluppo della sua complicanza più grave, che è la ipertensione polmonare cronica tromboembolica, che comunque ha un'aspettativa di vita dei pazienti estremamente ridotta e che quindi deve essere presa in considerazione. Questa si sviluppa nel 2-3% delle embolie polmonari, ma arriva fino all'8% se il paziente continua a manifestare dispnea. Il dato interessante però è che noi non dobbiamo fare delle grosse acrobazie, perché molto spesso la diagnosi verosimile o probabile dello sviluppo dell'ipertensione polmonare avviene a tempo zero, cioè quando noi facciamo la diagnosi di embolia polmonare. Questo perché innanzitutto ci sono delle caratteristiche cliniche del paziente, come quello di avere il cancro, una malattia mieloproliferativa, avere anche un'osteomielite, avere una storia di splenectomia, che predispongono il paziente a questa patologia. Ma anche perché quando io faccio diagnosi, il fatto di aver avuto già altri episodi, avere ancora un grosso carico trombotico o avere una grossa disfunzione ventricolo destro e ventricolo sinistro può già da subito farci pensare che saranno pazienti da tenere più strettamente in follow-up. A questo si aggiungono dei dati tipicamente ecocardiografici che sicuramente sia il cardiologo o l'internista che si occupa di questa problematica devono sapere per darci già degli orientamenti all'inizio. Esistono anche delle scale di valutazione funzionale che sono parzialmente autosomministrate, nel senso che il paziente legge e dà delle risposte, e che vengono anche fatte dal medico, che danno un'idea dell'alterazione funzionale. Questo perché? Perché quando noi sospettiamo che il paziente abbia questo tipo di alterazione, esistono dei centri di più alta specializzazione, che è appunto il test del cammino, la scintigrafia, fino ad arrivare alla chirurgia di pulizia, come viene fatta appunto in alcuni centri, per ridurre e abbattere l'ipertensione polmonare. Gli ultimi 3 secondi vorrei dedicarli a questi dati, nel senso che io ho chiamato embolia polmonare fake, nel senso che noi siamo abituati a parlare di embolia polmonare come di trombo e coagulo appunto che si stacca, ma nei nostri polmoni si infila di tutto un po' praticamente, è un po' come la retina della doccia. Possiamo trovarci adipociti, cellule emopoietiche, tumori, batteri, funghi, parassiti, materiale esterno, gas, liquido amniotico, per cui non tutto è per forza trombo e coagulo. I sintomi sono praticamente uguali, la diagnostica può essere più complicata perché non sempre la TAC ci aiuta a discriminare in maniera precisa. Intanto possiamo avere emboli settici, pazienti che hanno endocardite del destro piuttosto che delle trombosi della giugulare possono comunque avere degli emboli. Materiale disperso, che questa sembra una cosa un po' assurda, in realtà però noi siamo nell'epoca in cui continuiamo a fare sempre delle procedure più invasive, per cui non è una cosa così remota, anche già solo il cemento della vertebroplastica per esempio.
L'embolia grassosa che può dare non solo per le fratture delle ossa lunghe ma anche in seguito alla fatty liver disease, pancreatiti oppure dopo la liposuzione, pensiamo al carico della chirurgia plastica che noi vediamo. Il paziente non solo sviluppa una sindrome da distress respiratorio ma anche genericamente stato confusionale o rash petechiale che può aiutarci a magari a sospettarla. Embolie arteriose, tutti i cateteri venosi centrali che impiantiamo, i cateteri da emodialisi, per cui anche in questo caso può essere utile pensare se il paziente ha tubi da tutte le parti. E l'ultima, che è quella secondo me più importante, gli emboli tumorali. Possono essere dei microtrombosi sparpagliate che danno l'idea comunque di una linfangite perché vediamo un interstizio ispessito con dei noduli, ma a volte ci sono proprio dei trombi che si vedono dentro i grossi vasi. Capire quanto è trombo vero, quanto è malattia neoplastica, quindi invasione del vaso, non è sempre semplice ovviamente perché all'attacco potrebbe non essere facile distinguerlo. Generalmente sono tutti pazienti che poi scoaguliamo anche proprio per il carico trombotico nei pazienti con cancro. Vi ringrazio per l'attenzione. Entriamo nel vivo della sessione e per me è un onore introdurre la relazione del dottor Pomero che ci parlerà di trombosi venosa superficiale. Grazie mille Francesca, grazie a tutti. L'embolia polmonare è la regina del tromboembolismo venoso e quindi a chi affidarla se non alla dottoressa Re. Adesso ci dobbiamo occupare della cenerentola del tromboembolismo venoso, cioè la trombosi venosa superficiale, che la maggior parte di noi considera sostanzialmente una patologia innocua, secondaria. Io vorrei insieme a voi in questi 20 minuti cercare di portare a galla qualche problema che può portare la trombosi venosa superficiale e che non dobbiamo dimenticare. Vediamo se sono capace a far funzionare. Ecco, questi sono i miei conflitti di interesse. Allora, questo è uno studio ormai datato del 2014 che però è uno degli studi maggiori che ci fa capire quanto è incidente e prevalente la patologia nella popolazione. Se voi vedete, è presente nello 0,64 per 1000 abitanti l'anno. Se fosse vero questo, vorrebbe dire che un medico di medicina generale che ha 1500 pazienti dovrebbe vedere una trombosi venosa superficiale in un anno. E io credo che questo non corrisponda assolutamente al vero. Se fosse vero questo, in tutta la nostra ASL, 170.000 abitanti, dovremmo avere 100 trombosi venose superficiali all'anno. E io credo che questo sia sbagliato di un ordine di grandezza di circa 10 volte. Questo per dire che i dati di incidenza di questa patologia sono assolutamente fuorvianti ed è un primo motivo per dire che siamo di fronte a un problema. Quando la trombosi venosa superficiale colpisce gli arti inferiori, colpisce nell'80% circa il distretto della grande safena e nel 20% quello della piccola safena che vedete ben rappresentato. E come si fa la diagnosi di trombosi venosa superficiale? Ci hanno insegnato all'università che è facile fare la diagnosi di trombosi venosa superficiale perché si sentono dei noduli duri, rilevati, arrossati, dolenti alla palpazione o dei cordoni perché tutto si svolge nel sottocutaneo e quindi questo porta ad un'infiammazione e il paziente è sintomatico per dolore. L'infiammazione ha fatto sì che invece di trombosi venosa superficiale, termine corretto, nel passato venisse chiamata tromboflebite proprio perché veniva enfatizzata la questione infiammatoria. E quindi dietro tutte queste considerazioni un luminare del tromboembolismo venoso che è Henri Bonnemont ci dice, ci scrive nel 1997 che la trombosi venosa superficiale è una patologia comune, che è una patologia benigna e che se noi andiamo a cercare nei pazienti con TVS se c'è anche la TVP associata, beh, è tempo sprecato perché non ne troveremo a sufficienza. E allora noi abbiamo quadri clinici di questo genere, per esempio in basso abbiamo un cordone,
Qui abbiamo un nodulo rilevato arrossato, là verosimilmente quasi tutti noi penseremmo a un'erisipela, ma concentriamoci su questo caso qui. Questo paziente ha o non ha una trombosi venosa superficiale? Probabilmente con le dita, come si diceva prima, toccando il paziente, toccando la cute, verosimilmente scopriamo che ha la trombosi venosa superficiale. Ma la domanda è: qual è la probabilità che quel paziente che noi tratteremmo per una trombosi venosa superficiale abbia anche la trombosi venosa profonda, per cui il nostro trattamento è totalmente sbagliato in quel caso? E allora questa risposta la cerchiamo nello studio POST. Lo studio POST è uno studio che ha preso in considerazione 844 pazienti con diagnosi di trombosi venosa superficiale clinica, ha fatto l'ecodoppler a tutti, e ha trovato un certo numero di pazienti già con la trombosi venosa profonda e un numero invece senza trombosi venosa profonda. Su questi secondi ha poi valutato le terapie che i medici facevano liberamente senza interferire e ha valutato questi due gruppi di pazienti, quelli trattati per trombosi venosa superficiale isolata, ed è però la prima cosa che vorrei far notare è questa. E cioè che su quella popolazione con clinica di TVS il 25% dei pazienti in realtà aveva una TVP associata. 25% dei pazienti vuol dire un paziente su 4, un paziente su 4 che noi senza una diagnosi ecografica trattiamo per una TVS quando ha una TVP. E allora questi dati sono poi stati confermati oppure no dalla letteratura? Sì, sono stati confermati, vedete lo studio POST 25%, altri hanno trovato il 30%, altri il 26%, che sono numeri, a mio giudizio, assolutamente importanti. E allora abbiamo voluto cercare anche noi di capire che cosa succede in una coorte italiana. Questo è uno studio che ha coordinato il professor Dentali, al quale abbiamo partecipato in cinque centri in Italia. Beh, nel nostro caso era il 16% ad avere alla diagnosi già una trombosi venosa profonda assolutamente asintomatica. Ma allora tutti i pazienti devono fare l'ecodoppler, è un bel problema, perché da questo punto di vista diventa un bel problema. Noi abbiamo identificato alcuni fattori di rischio che vedete in quella tabella, tra cui la presenza di cancro e la presenza di edema dell'arto inferiore, che fittavano maggiormente con la presenza concomitante di TVP e altri che invece riducevano la probabilità. È stato messo insieme questo score, derivato questo score, che in realtà vedete come passa da un basso rischio dell'1% di avere una TVP associata ad un alto rischio di 32%. In realtà va detto che questi dati vanno letti, vanno interpretati, ma non vanno applicati per così come sono, perché in una corte di validazione fatta da un gruppo francese in realtà non è stato confermato quanto detto nella nostra popolazione, per cui non sono definitivi e non sono da applicare per così come li vedete, sono orientativi. Beh, quindi quando abbiamo un paziente con una trombosi venosa superficiale la cosa più semplice è avere una sonda, appoggiarla sulla gamba del paziente. Voi vedete una vena grande safena nell'occhio safenico che sta per arrivare nella vena femorale comune, che è francamente dilatata, e se qualsiasi di voi tenta di comprimerla non si comprime, quella è una diagnosi di trombosi venosa superficiale. Se la vena profonda si comprime abbiamo escluso la trombosi venosa profonda, se la vena profonda non si comprime abbiamo fatto diagnosi di TVP. Qualcuno di voi ha partecipato, qualcuno di voi parteciperà, speriamo. Il problema è abbastanza facile, la CUS è una cosa sufficientemente semplice per essere imparata anche in breve tempo. Abbiamo fatto un corso di ecografia vascolare a marzo, Confadoi si sta cercando in regione di fare un corso di ecografia vascolare strutturato e vi terremo informati. Questo per dire che se chiunque abbia l'ardire di utilizzare l'ecografo in questo campo difficilmente può sbagliare. Su quel gruppo di pazienti invece che aveva solo la TVS ed è stato trattato secondo pratiche cliniche quotidiane normali, che cosa è successo? Beh, allora che il 10% dei pazienti ha avuto eventi. Un paziente su 10 non va come noi vorremmo, e non va come noi vorremmo un 3,2% che si fa, nonostante la terapia, una trombosi venosa profonda o un'embolia polmonare. Quindi, scusate ancora una diapositiva,
Nel nostro studio la probabilità di avere una recidiva di tromboembolismo venoso nel primo anno dopo la sospensione della terapia, dopo una TVS, è del 4,4%, che non è bassa assolutamente. E quindi io mi sento di sconfessare completamente quello che veniva detto da uno dei più illustri, che si è sconfessato da solo, peraltro non lo sconfessiamo oggi noi, perché oggi la trombosi venosa superficiale non è così banale, così semplice. E come va trattata? C'è chiunque fa qualcosa, c'è chi tratta chirurgicamente, quindi toglie la vena piuttosto che fa la legatura, piuttosto che fa indossare calze elastiche, e poi c'è chi la tratta farmacologicamente con FANS, con eparina non frazionata, eparina a basso peso molecolare. Fonda parinus. Quel che è certo è che se questa è l'anatomia, se una trombosi venosa superficiale giunge a meno di 3 cm da questo punto, deve essere trattata come se fosse una trombosi venosa profonda. Quindi questo è un primo dato assolutamente di certezza. La trombosi venosa superficiale è una patologia per la quale è possibile in una sola diapositiva mettere tutti gli studi seri di terapia, che sono questi. Non ne parliamo di tutti, partiamo da questo studio che negli anni 2000 ha messo a confronto 4 strategie. La prima è di dire mettiamo la calza elastica e basta, non facciamo niente di farmacologico. La seconda è di utilizzare un antinfiammatorio, oppure utilizzare l'enoxaparina o a dosaggio profilattico oppure a dosaggio terapeutico. Fare questa terapia per 10 giorni, vedere i risultati, attendere 20 giorni dopo la sospensione della terapia e riguardare i risultati. Questi i risultati al termine della terapia. Voi vedete che qualsiasi cosa si sia deciso di fare è meglio che non fare niente. Splendida notizia. Non posso sbagliare, qualsiasi cosa si fa va bene. L'antinfiammatorio funziona un po' di meno, ma funziona anche lui nell'immediato. Dopo 20 giorni di assenza di terapia, però il risultato è questo, e cioè che ad avere TVP o TEP sono esattamente uguali i gruppi trattati con placebo, con antinfiammatorio o con eparina. Questo ha fatto riflettere gli autori e ha fatto dire 10 giorni di terapia per la TVS è troppo poco, non va bene. E allora Paolo Prandoni da Padova ipotizza di fare una terapia più lunga e confronta nadroparina a dosaggio terapeutico contro nadroparina a dosaggio profilattico, però questa volta allungando il periodo ad un mese di terapia. Il risultato l'ha valutato dopo 2 mesi di follow-up ed è il seguente, e cioè utilizzare eparina a dose profilattica o utilizzare eparina a dose terapeutica nella TVS non dà una significativa differenza. L'altra cosa, guardandola con occhi un po' critici, è che a 2 mesi dal cessare della terapia l'8% o il 7% dei pazienti in realtà ha avuto un problema di recidiva. E questo è assolutamente inaccettabile per una patologia che definiamo innocua, che definiamo banale, che definiamo una cenerentola del tromboembolismo venoso. A questo punto arriva lo studio Callisto. Lo studio Callisto arriva nel 2010, pubblicato sul New England, confronta il fondaparinux 2,5 una volta al giorno contro il placebo, dove per placebo noi intendiamo tutto ciò che non è eparina, quindi calze elastica, FANS, antidolorifici. Perché i comitati etici hanno ammesso questo confronto? Perché nessuno aveva dimostrato di essere realmente superiore al placebo, come visto dallo studio precedente. Studio che ha coinvolto una terapia di 45 giorni. Bene, se andiamo a vedere i risultati, sono questi: di una riduzione del rischio relativo dell'85%, un numero di pazienti da trattare pari a 20 per evitare un evento, eventi tutti quanti dal TEP, TVP, TVS ricorrente, estensione del TVS, tutti significativamente ridotti al termine della terapia dei 45 giorni. E poi c'era il momento della verità, cioè che cosa succedeva dopo il periodo di osservazione senza più terapia. Per la prima volta in assoluto si è dimostrato che questa terapia, in questo timing, con questa molecola, è in grado di mantenere il suo effetto anche dopo aver sospeso la terapia.
Dopo questo studio è stato fatto quest'altro, che usa l'eparina, di nuovo la parnaparina, usa tre schemi. Uno schema che è parti duro e dura 10 giorni, 8500 unità per 10 giorni seguite da placebo. L'altro, dalla parte opposta, partiamo con dosaggio profilattico e andiamo avanti un mese. E poi una cosa intermedia, cioè partiamo con un dosaggio molto alto, 70% della dose terapeutica, per poi ridurre al 50% della dose. Cosa succede? Quello sulla sinistra è quel che succede al termine della terapia, cioè partire con la terapia alto dosaggio per 10 giorni non paga sicuramente, e poi vediamo che la situazione migliore si ottiene con la 8500 seguito da 6400. E tutto questo anche al 93° giorno, cioè al terzo mese, ma 8,7% di casi anche in questa situazione. Le linee guida. Le linee guida dicono quel che possono dire con questi dati, e cioè che nel paziente con trombosi venosa superficiale, che è almeno 5 cm, questo perché è criterio di arruolamento negli studi, o fondaparinux 2,5 o eparina basso peso molecolare profilattica, ma se si può, dice, nei pazienti in cui si deve trattare con anticoagulante, si suggerisce il fondaparinux rispetto all'eparina basso peso molecolare sulla base dei dati che io vi ho appena presentato. C'è un dato in più, e cioè che l'unica molecola che ha in scheda tecnica trattamento della trombosi venosa superficiale è il fondaparinux. E quindi se noi vogliamo dare una molecola che non sia off-label, ecco che è il fondaparinux. Ultimi minuti. Tutte le trombosi venose superficiali sono uguali? No, vi anticipo. E questa considerazione nasce dallo studio che ha confrontato il rivaroxaban 10 mg con il fondaparinux 2,5 mg usato per 45 giorni in una serie di pazienti che avevano come criteri di inclusione non solo quelli di avere una trombosi venosa superficiale, ma anche di averla particolarmente grave, come vedete, che avessero un'età maggiore di 65 anni, che siano di sesso maschile, oppure con storia pregressa di TEV, oppure con cancro, cioè tutti fattori aggiuntivi di rischio. E che cosa ha dimostrato questo studio? Questo studio ha dimostrato che in realtà non c'è una grande differenza tra il fondaparinux e il rivaroxaban in termini di efficacia quando guardiamo al 90° giorno, vedete che le curve si incrociano al 90° giorno, ma se guardiamo il numero di eventi di sanguinamento maggiore e clinicamente rilevante non maggiore, erano 6 nel gruppo rivaroxaban, 2 nel gruppo fondaparinux. Quel che secondo me merita considerare in quest'aula è la differenza tra lo studio Calisto, fondaparinux verso placebo nelle trombosi venose superficiali, e nello studio Surprise, fondaparinux verso rivaroxaban. Guardate quel che succede al 45° giorno, cioè quando si interrompe la terapia qui nel gruppo a fondaparinux. Voi vedete che in realtà non aumenta di tanto il rate di recidiva, la curva rimane piuttosto appiattita. Guardate quel che succede invece al sospendere della terapia con, vediamo se sono capace a portarlo qua, ecco, al sospendere della terapia con i farmaci e prolungare l'osservazione. C'è un rimbalzo enorme del numero di eventi. Questi sono pazienti diversi dai precedenti, abbiamo detto che avevano dei fattori di rischio maggiori. E se andiamo a entrare nei numeri, nel gruppo fondaparinux del Calisto al 77° giorno c'era l'1,2% di eventi recidivi, nel gruppo Surprise il 7%. Questo per concludere che non tutte le trombosi venose superficiali sono uguali. Oggi noi sappiamo che le dobbiamo trattare con il fondaparinux per 45 giorni, ma se abbiamo un paziente che rientra nell'alto rischio, e l'alto rischio lo abbiamo definito con i criteri di inclusione nello studio Surprise, dovremmo stargli sopra molto attenti, perché quello potrebbe recidivare nel 7% dei casi, e in quel caso dovremmo essere attenti a intercettare la recidiva. Questa è la mia ultima diapositiva che vi ricorda che abbiamo già pianificato
l'evento per l'anno prossimo, per il 29 e 30 settembre del 2023, per cui vi aspettiamo l'anno prossimo. Grazie mille. Grazie Fulvio. Adesso c'è l'ultima relazione di questa sessione. Il dottor Campanini ci parlerà della tempistica di ripresa della terapia anticoagulante dopo un evento emorragico. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Fulvio per l'invito e i complimenti li estendono soltanto per il programma, per l'enorme impegno che ci vuole ad organizzare un evento come questo. Al di là di trovare tutti gli argomenti, ma anche solo per telefonare a tutti i relatori e sentire la disponibilità, quindi un lavoro veramente molto molto importante. L'argomento della mia relazione è la gestione della terapia anticoagulante dopo un'emorragia maggiore, che è un argomento molto complesso, oltre a essere estremamente vasto. Allora, se noi partiamo dall'analisi sostanzialmente di quelle che sono le linee guida, vedete che in questo caso, ho preso queste del 2020, la Società Europea di Cardiologia dice che in realtà se dobbiamo riprendere la terapia anticoagulante in un paziente che ha sanguinato, insomma è un problema, perché dobbiamo valutare che cosa? Fare delle considerazioni sui rischi e sui benefici, quindi siamo sempre in una situazione di estremamente complessa, siamo in poche parole in una situazione estremamente nebulosa. È vero che venendo da Novara mi trovo bene nella nebbia, ma devo dire che se anche le linee guida del 2022, in questo caso vedete sulla gestione dei pazienti che hanno avuto un'emorragia spontanea, non trattano minimamente il discorso se questi vanno in qualche modo scoagulati. E questo può verificarsi sia perché il paziente era già in trattamento anticoagulante prima o perché in realtà durante o nel seguito dell'emorragia cerebrale si è sviluppata una manifestazione tromboembolica venosa. Allora la situazione, vedete, è molto complessa perché è estremamente delicata, ma devo dire anche pericolosa, perché se da un lato con la ripresa o la sospensione della terapia anticoagulante aumentiamo o riduciamo il rischio tromboembolico o trombotico, e d'altro canto c'è sempre il problema del rischio emorragico. Quindi il problema è veramente molto molto serio e sul singolo paziente devo dire che le decisioni sono veramente molto complesse. Vedremo come poi anche i lavori dedicati tantissimi in realtà sono poco conclusivi. Sappiamo d'altro canto che già da molti anni la principale causa del ricovero in ospedale, quindi accesso al pronto soccorso, vedete, sono gli effetti collaterali legati all'utilizzo del warfarin, di un anticoagulante. E anche i dati più recenti della Cecilia Beccatini su quello che succede nella Real Life in Italia, vedete come sono, adesso che compare sta roba qua, come conferma che in realtà sia l'emorragia a livello cerebrale sia l'emorragia a livello gastrointestinale sono sicuramente le più frequenti emorragie maggiori per quanto riguarda a livello gastrointestinale, ma anche a livello sostanzialmente, vengo meglio davanti però Sabrina, anche a livello retroperitoneale. Sta di fatto che perché ci preoccupiamo di questi eventi, vedete che in questo caso sono appunto con gli inibitori della vitamina K, con il warfarin, perché in realtà comportano un aumento importante di quella che è la mortalità. Poi entreremo in dettaglio sulle singole emorragie cerebrali, da cosa vengono provocate, ma insomma la mortalità è ovviamente un endpoint forte, meno quando si utilizzano gli inibitori diretti. D'altro canto noi sappiamo che, vedremo, il warfarin è d'altro canto un farmaco che chiaramente è efficace, ma anche tutti i problemi connessi al suo utilizzo se non in anticoagulanti importanti. Allora parlerò fondamentalmente di quello che è il problema, non ho tradotto il termine burden perché in realtà è forse introducibile, che è quello che è l'impatto forse dei sanguinamenti in corso di terapia anticoagulante. Cosa succede nel riprendere o quando si deve riprendere una terapia anticoagulante in un paziente che ha avuto un'emorragia cerebrale o un'emorragia maggiore non cerebrale? Ovviamente nelle situazioni differenti della fibrillazione atriale, con tutta la graduazione del rischio tromboembolico, ma anche del tromboembolismo venoso. Allora vedete che se si vanno a vedere anche in questo caso, che appunto sono gli sanguinamenti, sempre il lavoro della Cecilia, provocati dal warfarin, vedete che si dimostra in maniera chiara che cosa, in uno studio multicentrico in Italia, come sempre quelli intracranici sono i sanguinamenti più frequenti, associati immediatamente dopo a quelli gastrointestinali. Ma d'altro canto noi sappiamo che il warfarin cos'è? Il warfarin è un veleno. Questa è la prima domanda che pongo all'auditorio: chi era veleno? Bravo. Questa è la più facile, la più difficile è l'ultima.
Allora, noi sappiamo però che cosa? Che in realtà con l'introduzione degli inibitori diretti della coagulazione abbiamo una riduzione sostanzialmente di quello che è il rischio, soprattutto a livello delle emorragie intracraniche cerebrali. Variamente a seconda delle singole molecole, vedete il dabigatran ha il rischio minore, 60%, comunque rispetto al warfarin si va dal 40 al 60%. Quando in realtà si utilizza e si confronta con l'eparina a basso peso molecolare in queste condizioni, in realtà vedete che in realtà il rischio di sanguinamento emorragico è uguale, a fronte del fatto che noi quando utilizziamo l'eparina a basso peso molecolare sia nella fibrillazione atriale per prevenire il rischio tromboembolico, soprattutto in questa situazione, abbiamo un uso che è off-label, lo facciamo regolarmente, ma in realtà è off-label. Quando lo utilizziamo pensando invece con un antiaggregante, pensando che sia meglio, in realtà invece sanguinano uguale, l'antiaggregante fa sanguinare come l'anticoagulante. Analogo discorso vale invece anche per il tromboembolismo venoso, dove gli inibitori diretti fanno comunque complessivamente sanguinare meno rispetto al warfarin. Allora, il problema qual è? Che se noi iniziamo, quando è necessario vedremo quando, è troppo presto il trattamento anticoagulante, è evidente che aumentiamo il rischio emorragico, al tempo stesso se ritardiamo, e questo lo sappiamo come è importante, in realtà nelle 4 settimane che seguono un evento emorragico secondario a una terapia anticoagulante, il rischio trombotico. E complessivamente come questo rischio trombotico incide pesantemente sulla mortalità dei pazienti. Allora è chiaro che se ritardiamo, ed è evidente che anche inconsciamente un minimo di ritardo tendiamo ad averlo, perché ogni qualvolta noi introduciamo un anticoagulante, se sanguina è un po', no, legato al fatto che l'abbiamo reintrodotto noi. Il rischio invece tromboembolico è un po' così nella nostra immaginazione, che comunque deve capitare indipendentemente dal nostro, e non è proprio così. Allora, quali sono i pazienti ad alto rischio? Beh, quelli che hanno una protesi valvolare meccanica, ancor di più se insieme con questo hanno per esempio una fibrillazione atriale, hanno avuto uno stroke, un TIA nei 6 mesi precedenti. La fibrillazione atriale poi è ad alto rischio, valutando il CHA2DS2-VASc, quindi con un CHA2DS2-VASc score maggiore di 4 o maggiore ancora di 6, ancora di più, se il CHA2DS2-VASc o il CHAST score senza il VASc, o i pazienti che hanno avuto appunto anche un danno a livello della valvola mitralica di tipo reumatico, ormai sono sempre meno, ma esistono ancora. Il tromboembolismo venoso nei primi 3 mesi, o soprattutto quando la storia di tromboembolismo venoso sia non provocata, perché è evidente che il rischio di una sospensione della terapia anticoagulante espone ad una recidiva e ogni volta che c'è un tromboembolismo venoso possiamo avere l'embolia polmonare che è mortale, ovviamente il cancro associato alla trombosi. Analogo discorso se in realtà c'è nell'anamnesi che all'interruzione della terapia anticoagulante si è rimanifestato un evento trombotico o quando si documenta un trombo a livello sostanzialmente atriale. Allora è chiaro che in questo caso la discussione deve essere spesso una discussione che è in realtà fatta in maniera pluridisciplinare, cioè considerando le varie competenze a seconda poi dell'organo del sanguinamento. E considerando che in alcune situazioni, vedremo poi a livello gastrointestinale, in realtà è dimostrato in maniera chiara che la ripresa della terapia anticoagulante è comunque favorevole, riduce la mortalità. È chiaro che gli ragionamenti sono molto diversi, ma poi entrerò a discuterne. Un dato importante da considerare, ripeto, è che sempre siamo in una situazione di equilibrio instabile, è che l'emorragia cerebrale può essere provocata da varie cause. Le cause più frequenti sono quando esiste un danno a livello dei piccoli vasi, ma poi lo vedremo. Il dato che è da considerare è che l'emorragia cerebrale costituisce una percentuale variabile, secondo gli studi, dal 6 al 20%, ma il dato interessante è che l'80% delle emorragie intracerebrali primitive è legato a una compromissione dei piccoli vasi cerebrali e sappiamo come queste sostanzialmente sono caratterizzate dal fatto che tendono a sanguinare con frequenza quando il paziente è scoagulato. Vedete come la maggior parte sono le emorragie intracerebrali, quelle subdurali, quelle subaracnoidee con minore frequenza. Sta di fatto che tutte queste, ma soprattutto quelle intracerebrali, si accompagnano a una mortalità molto alta sia a 30 giorni che a 90 giorni. Che riprende una delle prime diapositive che vediamo come l'incidenza annuale di mortalità è molto alta. Il dato importante è che le emorragie cerebrali legate alla terapia anticoagulante sono più severe, perché sono più estese e perché si associano comunque a un'aumentata mortalità e questo è evidente anche legato al fatto del timing o della ripresa o non ripresa della terapia anticoagulante per i due rischi che abbiamo visto. Allora la presenza di una
di un danno a livello dei piccoli vasi, a livello cerebrale, danno che può essere estremamente vario, vedete che va dalla lipoialinosi, che è la più frequente, ma anche la presenza di microaneurismi o anche la presenza di microateromi o la presenza di anecrosi fibrinoide, si associa che cosa? Al fatto che in realtà insieme con fattori genetici e anche etnici, non so, consideriamo i paesi asiatici, hanno una maggiore frequenza di eventi emorragici rispetto a noi europei. Poi i fattori di rischio cronici o quelli che possono precipitare l'evento, come può essere una pressione arteriosa non ben controllata, insieme col trattamento anticoagulante, l'argomento appunto che sto trattando, possono provocare appunto questi eventi a livello cerebrale. Allora, sappiamo come la presenza sostanzialmente di un danno dei microvasi determina delle emorragie che possono essere soprattutto emorragie profonde, proprio perché è l'anatomia della vascolarizzazione dei piccoli vasi a livello cerebrale che la può sostanzialmente favorire. Allora, il dato che noi possiamo avere è che possiamo avere appunto delle ematomi, possiamo avere però anche delle lesioni legate appunto ai vasi, alla lipoialinosi, dei piccoli vasi come sono le lesioni della sostanza bianca, le lacune ben note soprattutto nel paziente anziano, o le microemorragie. Bene, anche le microemorragie hanno un significato importante. Perché? Perché vedete come i pazienti che hanno sostanzialmente delle microemorragie sono caratterizzati dal fatto che hanno un rischio molto più alto rispetto a chi non li ha di avere degli eventi emorragici a livello cerebrale. E vedete che anche la presenza sostanzialmente dell'emosiderosi, cioè il deposito di ferro che si documenta con la risonanza magnetica a livello cerebrale, aumenta di molto il rischio di avere un evento emorragico quando noi introduciamo una terapia anticoagulante. Altro elemento è la ceropropatia amiloide, perché? Che è patologia prevalente dell'anziano, ma che in realtà espone il paziente ad un altissimo rischio sostanzialmente di emorragia intracerebrale, ma anche di mortalità. La mortalità aumenta in maniera molto, molto chiara. Vedete che i dati sono molto evidenti per quanto riguarda la mortalità nei pazienti che hanno una ceropropatia amiloide. Ma perché? Perché in realtà è molto diverso avere un'emorragia profonda, che è prevalentemente legata alla malattia dei piccoli vasi, da un'emorragia invece a livello lobare, periferica, che è associata all'angiopatia amiloide, che è soprattutto dell'anziano. Perché? Perché qui loro che hanno un'emorragia lobale hanno un rischio di rebleeding, vedete, all'anno del 15%. Coloro che hanno invece l'emorragia profonda, il rischio, vedete, del 2,1%. Quindi siamo in due situazioni estremamente differenti. Non solo, ma sappiamo anche come c'è una correlazione dell'angiopatia amiloide col genotipo della polipoproteina E2. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi un paziente che ha un'emorragia lobare lo scoaguliamo, riduciamo 31 eventi embolici, uguali identici a quelli delle emorragie profonde, ma abbiamo 150 emorragie in più rispetto alle 19 emorragie in più nei pazienti che hanno emorragia profonda. Quindi siamo in due situazioni che sono molto differenti. Allora cosa si fa? Si riprende la terapia anticoagulante o no? Allora, gli studi sono tantissimi e devo dire che nessuno è conclusivo, e poi dal punto di vista metodologico sono condotti con poco rigore scientifico, perché in realtà per esempio non tengono in considerazione questa distinzione sempre, non tengono in considerazione in realtà l'età del paziente, la gravità, quindi è difficile. Ho riportato soltanto questa meta-analisi perché? Perché dimostra come riprendere la terapia anticoagulante, poi vedremo quando, in realtà riduce le complicanze tromboemboliche a fronte del fatto che aumenta la ricorrenza di eventi emorragici. Non è vero che non aumenta, aumenta la ricorrenza di eventi emorragici, ma il bilancio complessivo qual è? Che in realtà i pazienti che riprendono la terapia anticoagulante sopravvivono di più rispetto a coloro che non fanno niente e fanno la terapia antiaggregante. Quindi l'idea di mettere l'antiaggregante al posto dell'anticoagulante perché è comunque più sicuro, non è vero. Ci dà mano vantaggi perché appunto aumenta la mortalità senza in realtà ridurre l'incidenza di sanguinamenti. Questo studio è uno studio retrospettivo su più di 1170 pazienti e vedete che anche qua l'incidenza di eventi trombotici in coloro che riprendevano la terapia anticoagulante era nettamente inferiore rispetto a coloro che non la riprendevano, a fronte del fatto che gli eventi emorragici, soprattutto nella fase iniziale, vedete, non erano così sostanzialmente diversi e aumentavano poi un po' col tempo. Il problema qual è? Che i pazienti che avevano ripreso la terapia anticoagulante erano pazienti più giovani ed erano meno malati. Allora, il problema è quando si pone nei confronti di un paziente che ha avuto una trombosi venosa profonda o ha avuto un'embolia polmonare, come ha trattato prima Roberta. Allora, in questi casi, soprattutto se ha avuto un'embolia polmonare, cosa fare se ha sanguinato recentemente a livello cerebrale?
Questo vedete che anche questa review non arriva a dare delle qualcosa di conclusivo. In realtà si possa pensare in questi pazienti effettivamente l'embolectomia sia percutanea sia l'embolectomia chirurgica. È chiaro che sono entrambe due procedure che devono essere infatti in centri che hanno esperienza e che sono in grado sostanzialmente di farla. Questo è un documento del gruppo di lavoro che purtroppo a tuttora è un po' è interrotto, ma è un peccato, che vedete era pluridisciplinare, nel senso che io lo coordinavo e comprendeva sia internisti, sia cardiologi, qui c'è Roberto e Roberta, sia insomma altri specialisti, e avevamo la gestione di fare dei percorsi che fossero comuni. Anche in questo caso, vedete, non entro in dettaglio, ma comunque sostanzialmente riprende un po' quello che vi ho detto, dando delle indicazioni di massima su quello che poteva essere la ripresa della terapia anticoagulante. Il problema è che anche quando si vada a vedere se in realtà si debba ricominciare la terapia con l'inibitore della vitamina K o con gli inibitori diretti, ci sono moltissimi studi, alcuni sono ancora ongoing, alcuni sono usciti, ma non sono conclusivi. Vedete che anche in questo caso cosa dice? Che in realtà era poi alla fine erano 21 pazienti randomizzati con gli inibitori diretti e 21 con il warfarin. Ma vedete che sono 21 pazienti verso 21 e si arriva a considerazioni non conclusive. Allora, il ragionamento finale, vi porto questa complessa tabella che in realtà è del professor Pacciaroni, che penso sia fatta veramente molto molto bella, nel senso che se c'è un ematoma epidurale o subdurale, un'emorragia sopracnoidea, si pensi di rimediare alla causa, quindi l'angiografia e poi eventualmente l'intervento neurochirurgico. Quando è parenchimale, allora se è lobare, tendenzialmente è molto rischioso riprendere la terapia anticoagulante, e se il paziente è ad alto rischio trombotico si possa considerare la chiusura dell'auricola a livello atriale. E anche in questo caso con tutte le problematiche connesse al fatto che poi il paziente in qualche modo va antiaggregato. Se invece è periferica, invece è chiaro che il rischio tromboembolico è molto alto, si possa considerare di iniziare la terapia anticoagulante, ma quando? Vedete che se inizio troppo tardi aumento gli eventi ischemici, se inizio troppo presto mi aumento gli eventi emorragici. Allora anche qui non c'è discordanza nella letteratura, si passa da qualche giorno a 37 settimane negli studi. Io ho cercato di fare una media, vedete che generalmente tra 4 e 8 settimane in realtà è pensabile poter ricominciare la terapia anticoagulante, soprattutto se il paziente è ad alto rischio trombotico, si possa considerare un tempo più breve se c'è una trombosi cardiaca, una protesi meccanica o un'embolia polmonare, soprattutto se emodinamicamente non stabile, come abbiamo visto. Ma sempre dopo conferma, ovviamente, dell'imaging. Riporto solo due dati su questo, sul fatto che in realtà non va dimenticato che bisogna controllare bene tutti i fattori annessi e connessi, quindi l'ipertensione arteriosa, gli antinfiammatori, gli antiaggreganti, perché insomma, qui realmente è necessario considerare il paziente veramente nel suo insieme. La seconda parte, più corta, invece riguarderà l'emorragia a livello dell'apparato gastroenterico. Vedete che qui la cosa si ribalta un po', perché in realtà gli inibitori diretti fanno sostanzialmente sanguinare di più, tranne, vedremo poi con qualche differenza, ma comunque rispetto agli inibitori della vitamina K. Quello che va considerato è che è poco noto e poco conosciuto che possiamo ridurre l'incidenza di sanguinamento a livello gastroenterico con una manovra molto semplice, cioè cercando la presenza dell'antigene fecale dell'Helicobacter pylori. L'eradicazione dell'Helicobacter pylori riduce tantissimo il rischio emorragico sia con gli antiaggreganti sia con gli anticoagulanti. Quindi siamo in una situazione diversa rispetto all'emorragia cerebrale. La prima cosa è perché in realtà è raggiungibile la sede dell'emorragia e quindi si può ovviamente fare qualcosa di locale. Banalmente si può controllare l'emocromo per vedere se il paziente in realtà perde o non perde e quindi decidere quando riprendere la terapia anticoagulante, anche se poi vedremo che le linee guida anche qua non hanno le idee molto chiare. È chiaro che i fattori associati a un rischio aumentato sono l'età più avanzata, l'insufficienza renale e la presenza della terapia antiaggregante. Solo due parole, non entro in dettaglio su queste, ma solo per dire che in realtà non sempre è necessario sospendere la terapia anticoagulante, perché se l'emorragia è lieve, in realtà si può ragionare anche soltanto, per esempio, una minima emorragia, non so, delle emorroidi, di ritardare l'assunzione del farmaco, soprattutto se è un inibitore diretto della coagulazione, perché l'antidoto più importante e più efficace in questi casi è il tempo, quindi basta sospendere, quindi senza dover poi ricominciare, imbricare con l'eparina, insomma, fare tutta una serie di procedure complesse. Però il problema è effettivamente se riprendere, quando e come riprendere quando un paziente è sanguinato a livello intestinale. Vedete che
la ripresa del trattamento nei pazienti che hanno avuto un sanguinamento maggiore a livello gastroenterico si associa ovviamente a una riduzione del tromboembolismo venoso e anche in questo caso una mortalità più inferiore, a fronte del fatto che un po' risanguinano. Ma quello che è importante da considerare è questo, no? Al di là del fatto che si riducono gli eventi appunto tromboembolici, ma il dato più significativo questo è la mortalità. La mortalità estremamente si riduce in maniera significativa, ma anche non soltanto per la P, come dice Francesco Dentali, ma per i numeri, perché vedete come divergono in maniera molto evidente le curve. Un altro dato è che è chiaro che la ripresa con un singolo anticoagulante rispetto a più anticoagulanti o anticoagulanti associati a antiaggreganti, è chiaro che aumenta di più il rischio. È dimostrato che la singola terapia anticoagulante ovviamente fa, e la singola terapia antiaggregante fa sanguinare meno rispetto alla duplice o rispetto alla triplice, ma questo è abbastanza evidente. La ripresa è associata con una riduzione significativa della mortalità quando è fatta ovviamente entro i tempi che si considerano adeguati, con un rischio anche della riduzione di emorragie recidivanti se confrontato con la non ripresa della terapia antitrombotica. Allora, quando ricominciare? È complesso dirlo, nella maggior parte dei casi entro una settimana. Quello che è interessante da dire è che in realtà le linee guida, e poi lo vedremo, non dicono sostanzialmente quando riprendono nella maggior parte dei casi, cioè quando il sanguinamento è alto, ma solo quando il sanguinamento è basso. Allora, un dato interessante di questi studi metaanalitici qual è, comunque in generale senza andare a descriverli, che riprendere la terapia entro 30 giorni riduce la mortalità, riprenderla dopo i primi 7 giorni riduce la recidiva dei sanguinamenti gastrointestinali e riprendere la terapia tra 7 e 15 giorni non aumenta né il rischio di tromboembolismo venoso né i sanguinamenti. Allora concludo con questo sottolineando che cosa, come in realtà riprendere con l'anticoagulante col warfarin o riprendere invece con un inibitore diretto. Vedete come i dati sono abbastanza chiari che la Pixaban, così come anche nel nostro studio nel Caravaggio che ha fatto modificare le linee guida a livello internazionale nel trattamento del cancro, della trombosi venosa profonda e embolia polmonare associata al cancro, tende a far sanguinare meno rispetto al rivaroxaban e al dabigatran. Il rivaroxaban è associato con un sanguinamento maggiore rispetto sostanzialmente al dabigatran. L'ultima diapositiva per dirvi che cosa? Per dire che in realtà un dato che va considerato e che spesso si fa fatica a coordinarci con i nostri colleghi gastroenterologi, che a noi serve sapere dove sanguina il paziente, anche se sanguina non ha un sanguinamento maggiore, perché se dobbiamo scoagularlo dobbiamo saperlo, quindi la ricerca delle angiodisplasie, soprattutto nei pazienti anziani, è mandatoria, si fa fatica però a riuscire a ottenere queste indagini, questi studi sempre, si fa molta fatica. L'ultima domanda è questa. Chi è questo medico alle mie spalle? Vedete che io sto percuotendo, vi aiuto, è nato ad Albonese. Chi è? No. È il triangolo di Grocco, l'ottusità paravertebrale in caso di versamento pleurico. Professor Carlo Grocco, che ha insegnato prima a Pavia e poi a Firenze. Grazie per l'attenzione. Grazie per la relazione e ci avviamo verso l'ultimo intervento della dottoressa Piumatti, che è infermiera presso la medicina interna di questo ospedale e che ci parlerà della gestione infermieristica del tromboembolismo venoso. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisa, ringrazio il dottor Pomero che mi ha invitato oggi e potremo vedere il tromboembolismo venoso visto dalla parte dell'infermiere. Non ho conflitti di interesse. Facciamo dei brevi cenni, abbiamo già parlato. Il tromboembolismo venoso comprende la trombosi venosa profonda, la trombosi venosa superficiale e l'embolia polmonare. Nonostante sia una patologia prevenibile, è tra le principali cause di mortalità nel paziente internistico ricoverato in acuto. Chi è il paziente a rischio medicina interna? Le principali patologie associate al rischio di tromboembolia venosa sono lo scompenso cardiaco, le neoplasie, le BPCO con insufficienza respiratoria, soprattutto se sottoposte a ventilazione meccanica, gli stati infettivi, le malattie infiammatorie croniche intestinali, l'infarto acuto del miocardio e l'ictus cerebrale. Il rischio aumenta maggiormente nei pazienti con età superiore a 75 anni, in soggetti con ridotta mobilità,
in quelli che hanno avuto precedenti episodi e quelli con stati trombofilici. Che cosa dobbiamo fare durante il ricovero? Durante il ricovero è necessario innanzitutto identificare precocemente i pazienti a rischio, quindi col giudizio clinico e con le scale di valutazione. Prevenire la comparsa di tromboembolismo venoso con la profilassi farmacologica e la profilassi meccanica ed effettuare rapidamente la diagnosi di trombosi venosa profonda con la valutazione dei segni e sintomi e sempre con le scale di valutazione. Vediamo il primo punto. Identificare precocemente i pazienti a rischio. Il giudizio clinico viene fatto principalmente dai medici. Noi possiamo utilizzare le scale di valutazione, la Padua Prediction Score. La scala di valutazione può essere fatta sia dall'infermiere che dal medico. È una scala che ci indica alle varie diagnosi, ci indica che punteggio dare per ogni patologia. Se il paziente ha un punteggio superiore a 4 è considerato un paziente a rischio di tromboembolismo venoso, se inferiore a 4 è considerato un basso rischio. Vediamo il secondo punto. Parliamo ora della profilassi farmacologica e della profilassi meccanica. Intanzitutto il rischio di trombosi venosa profonda non può essere eliminato completamente, ma può essere ridotto come? Con la prevenzione dell'immobilità, con i dispositivi meccanici e con la profilassi farmacologica. Nella prevenzione dell'immobilità, come possiamo fare? Innanzitutto è la mobilizzazione precoce del paziente. Mobilizzare precocemente un paziente, cioè un paziente che non rimane nel letto per più di 3 giorni, è molto importante per la prevenzione delle TVP. Utilizzare i materassi antidecubito avanzati e gli ausili che ci sono forniti e la collaborazione con i fisioterapisti. Vediamo adesso i dispositivi meccanici. Nei dispositivi meccanici vediamo le calze elastiche, che conosciute da tutti, che sono, non sono però una protezione sufficiente contro lo sviluppo della TVP, soprattutto per i nostri pazienti anziani che hanno una pelle molto delicata, che tendono a non indossarli correttamente, quindi potrebbero in un certo senso aggravare il problema perché bloccano il flusso ematico. Nella compressione meccanica vediamo l'intermittent pneumatic compression, che consiste nell'indossare degli speciali device che sono tipo dei gambanetti che si gonfiano e si rilasciano grazie a una pompa elettrica e agiscono comprimendo i muscoli e facilitando il ritorno venoso. Nel nostro ospedale utilizziamo l'AV System Impulse. L'AV System Impulse viene utilizzato principalmente nei pazienti che hanno avuto un intervento chirurgico maggiore, che quindi hanno dell'immobilità, ha parecchi benefici perché è un apparecchio molto comodo per il paziente, viene ben tollerato dal paziente, è facile da posizionare, è un apparecchio che simula la deambulazione, quindi migliora la circolazione e riduce l'edema. La profilassi farmacologica. La profilassi farmacologica l'abbiamo già vista oggi. Abbiamo a disposizione l'eparina a basso peso molecolare, il fondaparinux e l'eparina non frazionata. Per l'eparina non frazionata viene utilizzata principalmente in ospedale e seguono i controlli del PTT frequentemente, mentre per l'eparina a basso peso molecolare il fondaparinux è una terapia farmacologica spesso consigliata ai pazienti alla dimissione e quindi facile come autosomministrazione. Il terzo punto è effettuare rapidamente la diagnosi di TVP. Come? Valutando i segni e sintomi e, come abbiamo visto prima, eseguendo le scale di valutazione. Anche se nella maggior parte dei casi è una patologia sintomatica, i segni e sintomi possono essere dolore, calore, arrossamento, distensione delle vene superficiali e gonfiore ed edema. Comunque, la conferma della TVP è strumentale con l'ecodoppler. Qui una foto. Qual è quindi il ruolo dell'infermiere?
L'infermiere ha il compito di segnalare gli eventuali segni e sintomi, soprattutto se sono comparsi nel corso del ricovero. Ha il compito di gestire il dolore in acuto e nel post-acuto utilizzando le scale di valutazione del dolore e quindi la terapia al bisogno. Importante, deve eseguire un'adeguata educazione terapeutica e la gestione delle complicanze, ad esempio le medicazioni delle lesioni vascolari. L'educazione terapeutica in cosa consiste? L'infermiere fornisce al paziente o al caregiver le indicazioni per una corretta somministrazione del farmaco. Rinfreschiamoci un attimo le idee con l'iniezione sottocutanea, la conoscete tutti, la leggiamo velocemente. Di solito bisogna scegliere la zona, preferire il basso addome, cambiare il sito di inserzione, mantenere la bolla d'aria presente nella siringa, sollevare e mantenere la plica cutanea, è una manovra utile che serve per reperire correttamente il sottocute, disinfettare, inserire l'ago nel sottocute mantenendo un angolo di 90 gradi, mantenere la plica cutanea durante tutta l'iniezione del farmaco, iniettare il farmaco lentamente, non massaggiare alla fine della manovra, ma applicare una leve pressione sulla sede di iniezione. Tutto questo per non arrivare a queste complicanze che a volte sono dovute al fatto che compiamo male questo atto o che il paziente compie male questo atto della sottocutanea. Cosa dobbiamo fare alla dimissione del paziente? Innanzitutto la dimissione dobbiamo sapere con che farmaco il paziente è dimesso. Se è dimesso con la terapia domiciliare, con l'eparina, e se è dimesso con gli anticoagulanti orali, come gli antagonisti della vitamina K o i NAO. Innanzitutto spiegheremo al paziente, quindi faremo educazione terapeutica e lo indirizzeremo verso il centro trombosi. La cosa più importante alla dimissione è preparare un piano assistenziale personalizzato che divide i nostri pazienti in pazienti fragili e pazienti non fragili. Nei pazienti non fragili sarà un paziente autosufficiente, quindi avrà un'autogestione, sarà un po' più facile spiegare come l'autosomministrazione della terapia. Mentre nel paziente fragile dovremo cercare e formare un caregiver. Questo caregiver avrà il compito di gestire la terapia, quindi di regolare le assunzioni del farmaco, di controllare le complicanze, soprattutto i possibili sanguinamenti, e di mantenere contatti sia con il centro trombosi che con il medico curante. Le raccomandazioni sono uno stile di vita corretto, quindi abolire il fumo e limitare l'uso di alcolici, un'alimentazione equilibrata, in particolare per i VKA, e l'attività e l'esercizio fisico adeguato. Consegniamo alla dimissione e anche al centro trombosi del materiale informativo. Soprattutto per i VKA è il primo e per gli anticoagulanti orali sono tutti gli altri. Il centro trombosi. Da alcuni anni faccio parte del centro trombosi. È un centro affiliato a FCSA dove sono garantiti controlli di qualità clinica e di laboratorio. Nasce alle soglie del 2000. L'obiettivo del centro era quello di migliorare la gestione del paziente scoagulato in collaborazione con i medici curanti. Noi facciamo sempre parte della medicina interna dell'ospedale di Verduno. Il centro trombosi è formato da una serie di medici, da un gruppo di medici e da due infermiere. Per ora ci troviamo ancora sempre all'ospedale di Bra, alla Casa della Comunità. Qualche nota di bilancio: nel 2021 sono state eseguite presso il centro circa 6.000 prestazioni tra trombosi venosa profonda, embolia polmonare e fibrillazione atriale, sia in fase acuta che post ricovero che in follow up. Con l'avvento del Covid è aumentato notevolmente il numero dei pazienti che abbiamo seguito al centro. Utilizziamo un programma che si chiama Parma, dove vengono caricati i dati del paziente,
I pazienti seguiti col Parma sono i pazienti con VKA, quindi al mattino eseguono il prelievo, sopra questo programma viene caricato il valore dell'INR e i medici stabiliscono le terapie. Questo programma ha anche un'app dedicata direttamente per i pazienti. Noi spieghiamo ai pazienti, al caregiver, l'utilizzo di questa app. Questa app è per loro molto comoda perché visualizzano la terapia in qualsiasi momento della giornata, hanno un username e una password di accesso e possono sempre vedere il valore dell'INR e la terapia che devono prendere. Qual è il ruolo dell'infermiere all'interno del centro trombosi? Innanzitutto l'accoglienza dei pazienti con la raccolta dati, quindi l'anamnesi fisiologica, il peso, la terapia farmacologica, gli esami ematici per il calcolo del GFR, le valutazioni possibili e l'interazione con i cibi o altri medicinali che assume il paziente, la valutazione del terreno sociale, quindi il grado di autonomia e di autosufficienza e la presenza del caregiver. Al centro trombosi facciamo anche counseling, quindi chiediamo come assumono l'anticoagulante orale, in particolare nel rispetto dei dosaggi e degli orari per prevenire il rischio emorragico. Diamo supporto nella gestione dei tempi di sospensione e di ripresa della terapia anticoagulante, diamo supporto alle emergenze, quindi allertiamo il medico e il paziente in caso di emergenze e facciamo educazione al paziente e alla sua famiglia. Durante il counseling spieghiamo al paziente anche questa tabella che serve per la sospensione del farmaco negli interventi minori. È contenuta anche negli opuscoli informativi. Quindi gli interventi che non richiedono l'interruzione dell'anticoagulante sono elencati lì alla vostra sinistra, mentre gli interventi a basso rischio e ad alto rischio intervengono sempre i medici che sono in ambulatorio in quella giornata. Nella gestione infermieristica facciamo follow-up, il follow-up è sia telefonico che in presenza, quando è in presenza è necessario il colloquio con un medico. Durante il follow-up valutiamo l'aderenza al trattamento somministrando le scale di Morischi, le gestione delle complicanze in collaborazione col medico. Questa è la scheda che utilizziamo per il follow-up telefonico, dove, a parte i dati anagrafici e gli esami ematici, il calcolo del GFR, calcoliamo il punteggio con la scala di Morischi, chiediamo al paziente se ha avuto eventi avversi maggiori o minori, diamo la data per il prossimo rinnovo e scriviamo le eventuali variazioni di terapia. La tabella di Morischi è questa tabella con questi quattro punti dove cerchiamo di capire l'aderenza al trattamento del farmaco. Quindi se il paziente ha un punteggio da 0 a 1 è un paziente che non è considerato aderente, quelli invece da 3 a 4 sono pazienti considerati aderenti alla terapia. Nella gestione infermieristica compiliamo le schede dei dati per il rinnovo del piano terapeutico, prenotiamo le visite, sia le prime visite che le visite di controllo, manteniamo i rapporti con i medici curanti, inviando anche i piani terapeutici tramite email e abbiamo uno sportello aperto il giovedì. E per concludere, l'aderenza non significa persistenza, nel senso che questi pazienti vanno comunque seguiti del tempo, perché dire non significa essere ascoltati, ascoltare non significa capire, capire non significa essere d'accordo non significa fare, quindi fare non significa mantenere. Quindi questi sono pazienti che devono essere seguiti nel tempo. E vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie a tutti i relatori. E adesso possiamo iniziare la discussione con la dottoressa Brignone e la dottoressa Casalis. Sì, grazie a tutti, a Fulvio per l'invito e grazie ai relatori per le ottime relazioni. Io vorrei fare un commento alla relazione di Elisa Piumatti, perché lavoro con lei e col dottor Pomero al centro trombosi di questa ASL, e vorrei sottolineare l'importanza del grande carico di lavoro che svolgono gli infermieri e che ci aiutano molto, perché una grande parte del lavoro sul rinnovo dei piani terapeutici, sulla la scrematura dei pazienti e tutte le informazioni ci danno una grossa mano, perché la mole di lavoro è importante, e quindi grazie a loro. E l'altro commento che vorrei fare, richiamandomi anche a quello che è stato detto questa mattina, è sulla collaborazione con i medici di medicina generale. Effettivamente il lavoro del centro trombosi è un esempio di questa collaborazione, perché sia nella così quando rinnoviamo insomma i piani terapeutici, poi vengono inviati ai medici di base, il filo diretto sulle comunicazioni riguardanti i pazienti è sempre insomma c'è una stretta collaborazione. Detto ciò, avrei una domanda per la dottoressa Re relativa al fatto che negli ultimi mesi nei nostri ambulatori appunto sempre di più arrivano pazienti che hanno avuto infezioni da Covid con contestualmente delle embolie polmonari, per lo più segmentarie di solito, e si pone un po' il problema se considerare l'infezione da Covid come un fattore di rischio transitorio, cioè può essere equiparato a un fattore di rischio transitorio, e quindi qual è la durata di terapia anticoagulante consigliata in questi pazienti? Allora, ti ringrazio per la domanda, perché in effetti è un argomento per me di grosso interesse, nel senso che io ero esattamente allineata con te, innanzitutto perché la maggior parte delle embolie polmonari che abbiamo visto le abbiamo viste dopo il primo Covid, che molto poco a che vedere con l'ultima versione, per cui era un tale e cotanto sconquasso che consideravo anch'io che si potesse considerare uno dei fattori di rischio più importanti. Mi è capitato di leggere dei dati, dei lavori di persone che ne sanno mille volte più di me. Faccio un esempio, la Sabina Villalta, che è quella che si era occupata della sindrome post-trombotica, per capirci, e lei dava indicazione a una terapia assolutamente standard per tutti. Quindi ti posso dire, di letteratura io ho trovato questo, il mio parere personale mi lascia delle grosse perplessità. Ciò non toglie che, come ho detto prima, rispetto appunto ai fattori di rischio maggiori, credo debbano essere sempre contestualizzati nel paziente, nel senso che se il paziente che ha avuto il Covid gli rimane, ha avuto una brutta embolia polmonare, perché onestamente ne ho viste anche di proprio brutte, e rimane un'ipertensione polmonare ed è un paziente con molteplici fattori di rischio, perché magari è un paziente oncologico, un paziente che ha avuto già il secondo episodio, terzo di TEV e tutto quanto, è vero che è un evento secondario, una problematica infettiva maggiore, ma su questi magari devo dire che è un po' più complicato pensare di sospendere di default, per cui in linea generale sono allineata con te, ma sempre comunque focalizzando sul paziente nel quale si decide. Quelli giovani che non hanno grossi fattori di rischio, che hanno avuto un brutto Covid, perché capitava di vedere tanti giovani sani che avevano un Covid importante, generalmente lo considero solo un fattore rischio maggiore, sono più orientata sulla sospensione. Va bene, avremmo un paio di domande sulla TVS, sulla trombosi venosa superficiale per Fulvio. Allora, la prima è il ruolo dell'ecodoppler nel follow up della TVS. E la seconda, anche alla luce dei dati che ci hai fatto vedere sullo studio che confrontava rivaroxaban e fondaparinux, nei pazienti, che comunque non sono pochi, che poi alla fine hanno diverse ricorrenze di TVS, che consigli da esperto ti senti di dare sulla gestione poi, diciamo, terapeutica al secondo, terzo, insomma, episodio,
Esistono altre possibilità oltre a chiedere al paziente di doversi bucare tutte le volte? Hai capito la domanda, insomma. Allora, grazie della domanda. D'altra parte, dagli amici mi guardi Dio, che dagli amici mi guardo io. Allora, alla prima domanda risponderei nessuno, nel senso che oggi io non ho a mente uno studio in cui l'ecodoppler al termine della terapia fa modificare il comportamento, tutt'al più può darti segnale di quello che rimarrà nel tempo e puoi fare un mappaggio di quel che è rimasto cronico e quindi che se ritroverai sarà il vecchio esame. Non ho nessun dato che mi induca a pensare che il trovare il residuo trombotico in una vena grande safena a 45 giorni mi deve far prolungare piuttosto che no la terapia. Rispetto alla seconda domanda, certo è che se un paziente fa 3-4 episodi di trombosi venosa superficiale su vena presumibilmente sana, perché se ha le varici, allora quello è un criterio aureo per portarlo alla chirurgia. E naturalmente questo prima di arrivare a quella ipotesi che mi sembra tu abbia fatto. Nel secondo caso in cui quella vena, una vena sana, e il paziente ha delle trombosi venose ricorrenti e non ha un cancro in anamnesi, lo cerco con tutte le mie forze, perché è molto probabile che lo trovi. Io ricordo un paziente esattamente così, in cui non l'ho trovato nonostante tutto, ma lui poi l'ha manifestato a livello intracranico e non è parte dello screening fare una risonanza del cranio, però lui lo ha manifestato nel tempo. Se non trovo il cancro, posso prendere in considerazione l'ipotesi di cercare a tutti i costi una trombosi venosa profonda distale. E se trovo una trombosi venosa profonda distale, quello è il momento in cui ho deciso di dargli un NAO. Sì, il fondaparinux è schedulato per 45 giorni nel trattamento della trombosi venosa superficiale, per la verità che sia almeno lunga 5 centimetri. Però, insomma, poi sì. Il criterio dei 3 centimetri dalla cross è dettato da un'arbitraria immaginazione di buon senso o c'è qualche ragione particolare? Perché 3, non 1, non 5? Cosa ne dici? Non è mai facile decidere che terapia fare, se farla o non farla, non è una domanda, voglio dire. Allora, il 3 centimetri è dovuto al fatto che il dato della letteratura, che è molto, molto antico, aveva posto come cutoff 3 centimetri. Dopodiché però concordo assolutamente con te, che peraltro sei quello che mi ha insegnato a fare l'ecodoppler, che siano 2,5 o 3,5 cambi veramente poco nella scelta. Io quello che faccio su un paziente di quel genere è rivederlo a breve giro, perché avere la dinamica di quel che succede in giorni ti può far capire. Posso chiedere, magari non c'ero, quindi mi scuso, magari me la sono perso. Se la trombosi venosa periferica è su accesso venoso, cioè su midline o in basilica o encefalica, cambia la terapia? Allora, il fatto che la trombosi venosa superficiale sia nell'arto superiore inizia a essere la prima differenza con i dati dello studio Calisto, non mi sembra possa far cambiare minimamente la terapia. Il fatto che la genesi di quell'evento sia determinata da un device non mi sembra faccia cambiare la terapia. Se rimane una trombosi di una basilica o di una cefalica, a noi spesso succede che in realtà se gli fai l'ecodop tu vedi
vedi il trombo sulla basilica e sulla cefalica, ma poi con l'ecodoppler la trovi sull'ascellare o sulla succlavia. A quel punto cambia ovviamente completamente. Noi abbiamo fatto recentemente, verrà discussa la tesi dalla dottoressa Soria, una raccolta di dati sui midline posizionati da gennaio a giugno in questa azienda. E è devastante quello che abbiamo trovato. Midline, non peak, solo midline, perché la nostra sensazione era di avere una percentuale di trombosi piuttosto elevata, molto più elevata di quello che i dati della letteratura ci dicono. E allora il miglior modo di andare a vedere che cosa stiamo facendo è andare a raccogliere i dati. Raccolti i dati, purtroppo abbiamo trovato un 16% di trombosi non profonde, trombosi tutte, prendendo le superficiali e quelle che arrivano anche a giungere alla profonda, ma il 16% dei midline trombizza. 16% di midline trombizza e siamo andati a cercare se c'è una qualche cosa che correla con la trombosi. I numeri sono piccoli e non è possibile fare grandi speculazioni, però il calibro del vaso non modifica la probabilità. Il calibro del catetere non modifica, il rapporto vaso-catetere non modifica. Abbiamo valutato anche l'infusione che facciamo nel midline, perché noi siamo convinti che facciamo nel midline farmaci che nel midline non devono essere fatti e ci aspettavamo di trovare una P significativa. Assolutamente no. Abbiamo provato a fare il carico, diciamo così, il carico lesionale, cioè fa l'antibiotico che non deve fare, la vancomicina, più fa la nutrizione, più fa il potassio e quindi andando anche a fare l'additività non viene. Abbiamo provato a vedere la motivazione per cui è ricoverato, non c'è correlazione, vi sintetizzo, l'unica cosa con cui correla la trombosi è l'anamnesi di neoplasia, non c'è nient'altro. La variante lavaggio del catetere pulsato fatto adeguatamente o no, l'avete presa in considerazione? L'abbiamo presa in considerazione? No. No. Io penso... Quanti cateteri in 6 mesi? Allora, abbiamo 155 cateteri. Però quello è il dato che io vorrei dare come... Perché a chi mettiamo i midline? Questa è la domanda importante che ci siamo fatti. Cioè, qual è la mortalità dei pazienti a cui noi abbiamo messo il midline? 50%. Cioè noi mettiamo il midline a pazienti così gravemente defedati che poi troviamo questa percentuale di trombosi verosimilmente perché sono veramente il ricettacolo dei fattori di rischio. Ecco. Alla fine non è più differente fare una terapia rispetto a un'altra. Quando tu prendi una popolazione che ha il 50% di mortalità a 3 mesi, hai fatto, cioè prendi una popolazione da hospice. Ma allora la domanda è, conviene sempre mettere midline o device del genere a tutti? Perché l'idea, no. L'idea che ci stiamo facendo un po' noi, al di là poi dell'expertise dell'impiantatore, che probabilmente un minimo può impattare poi, è che effettivamente rispetto a un tempo è vero che il paziente è cambiato, è vero che al paziente bisogna fare più cose e probabilmente anche il nostro indirizzo mentale è quello di fare più cose, però è anche vero che spesso e volentieri, vuoi anche per un turnover infermieristico molto elevato negli ultimi anni, forse la voglia di mettersi lì e trovare un accesso vascolare per fare una terapia ponte forse scarseggia un attimino. E quindi spesso e volentieri aumenta la necessità di impiantare un device per fare delle terapie. Io sono completamente d'accordo nel risparmiare cateteri di questo genere a pazienti che non ne hanno bisogno e alla domanda di Stefania ho risposto 155 quando noi nei primi 6 mesi dell'anno abbiamo fatto grossolanamente 1000 ricoveri. Questo è il rapporto che cerca di dare risposta alla tua considerazione. Fulvio, scusa, la domanda è, ma se la vena interessata superficiale è una basilica e hai messo il midline nella basilica ed è solo la basilica dove c'è l'inserzione, tu togli il catetere, tieni il catetere, tratti quanta? 5 giorni?
Questa è la prima domanda. La seconda poi è un'osservazione. Se hai avuto solo il 16% di eventi su 155 o 150 midline, vuol dire 24 trombosi, 26. Quindi 25, 26, quello che è. Comunque il punto è che tutti i fattori di rischio, in realtà la risposta è: non abbiamo i numeri per dire è un fattore di rischio sì o un fattore di rischio no. Che è esattamente come è iniziato la risposta. Sì, sì, no, ma dico però non lo sappiamo, no? Non sappiamo niente. I numeri sono bassi, non ci sono dei numeri tali che hanno fatto emergere delle differenze. Se il trombo è nel sito di inserzione, trattiamo 5 giorni prima di rimuovere il catetere e non facciamo 45 giorni di terapia. La prima domanda, cioè togli il catetere, 5 giorni di terapia, togliamo il catetere, non facciamo 45 giorni di terapia. Se il sito di inserzione è basta, così sì. Ci sono altre domande? Facciamo ancora una domanda a Campanini, possiamo? Ma a livello molto pratico, volevamo chiedere se alla ripresa di una terapia anticoagulante dopo un'emorragia maggiore, poiché è uso pratico, penso, di tutti noi, iniziare con una terapia così, diciamo, cauta, quindi magari molti di noi non riprendono esattamente una terapia anticoagulante, ma una terapia profilattica, un'eparina un po' così, no? Una dose. Volevamo così avere un'opinione circa questa pratica al riavvio della terapia. Allora, che sì, beh, dipende da emorragia e emorragia, chiaramente. Un conto se è l'emorragia cerebrale, un conto se è l'emorragia a livello gastroenterico. Sostanzialmente dipende dal rischio trombotico. Se il rischio trombotico, parliamo di fibrillazione atriale, è un CHA2DS2VASc molto alto, il fatto di iniziare con la terapia solo profilattica penso sia pericoloso, perché diventa poi la profilassi del tromboembolismo venoso. Quindi in realtà il problema è quello che cercare di capire se c'è stabilità dell'evento emorragico o meno. Quella linea guida, quella flowchart che ho fatto vedere di Pacciaroni, dice che in realtà ricominciare la terapia anticoagulante quando nel caso dell'emorragia cerebrale si è risolta l'emorragia. In realtà iniziamo prima, anche ovviamente con un accordo con i neurochirurghi. Devo dire che mediamente i neurochirurghi sono più sportivi rispetto a noi, che siamo più cautelativi. Ecco, il fatto di utilizzare un dosaggio che non sia quello corretto, adeguato, è una cosa che nella pratica clinica si fa, ma che sia supportato dall'evidenza che questo faccia sanguinare meno, a fronte del fatto che non riduce il rischio trombotico, va considerato. Bene, allora chiudiamo la sessione e passiamo alla prossima. Bene, facciamo questo ultimo sforzo allora della giornata. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Allora, ci sono state alcune variazioni relative a questa ultima sessione. Non è presente, come vedete, il mio correlatore, il comoderatore, il dottor Giorgi, per motivi personali. Allora subentra il dottor Gollet, che farà anche la prima relazione. Invece la relazione del dottor Fenoglio sarà posticipata al termine di questa sessione, chiuderà il convegno.
Presento il dottor Gollet che lavora nella medicina interna dell'azienda ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo, ma non lavora solo in medicina interna perché da sempre praticamente, da quando si fa la reumatologia anche a Cuneo, collabora strettamente con l'ambulatorio prima, poi con la struttura dipartimentale di reumatologia. Ecco, ci parlerà del rischio, un argomento un po' particolare, ecco, un pochino di nicchia, che è il rischio cardiovascolare all'interno dell'artrite reumatoide, nei pazienti con artrite reumatoide. Appena riusciamo a sistemare il tutto. Dello schermo gentilmente, il Macintosh proprio. Posso? Mi spiace se quello sono le impostazioni. Sta andando l'hub, stava andando, vuol dire che ha visto uno schermo, però non lo riesce a proiettare. Non riesce a spellare la chiavetta un attimo e metterla dall'altra parte. Se lo metto sulla chiavetta di quel computer, mettiamo sul computer. Bene, cos'è un keynote, un PowerPoint. Andiamo di là. Sì, grazie, perché non riusciamo a farlo. Prego, gira slide, cosa faccio? Apra pure la presentazione normalmente. Però questo è infettivo. È la sua chiavetta. Allora, aspetta. Ok, e poi c'è la zoom 55, 56. Perfetto. Così si vede per andare avanti come? Allora, a destra, col tastino destro, questo in centro non lo tocchi. Aspetta, però. In presentazione. Okay. Ok. Bene, possiamo cominciare. Intanto buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare in primis al dottor Pomero per l'invito, sta diventando una piacevole consuetudine per me e ormai essere presente a questa sessione reumatologica di questo importante congresso. Ma il tema che mi è stato assegnato è sicuramente... sta succedendo, un tema importante perché per una serie di ricadute cliniche che poi via via vedremo e rappresenta tutt'oggi una sorta di unmet need in ambito reumatologico. Vediamo se riesco a farlo andare avanti. Ecco qua. Allora, che l'artrite reumatoide sia, non va bene, che sia un problema, un disordine autoimmune cronico, gravato da un'imponente flogosi con un target prevalentemente articolare, è un dato di fatto che ormai è una sorta di connettività. Però la cosa importante è che sia gravato da un'infiammazione sistemica molto importante con diversi target d'organo e numerose comorbidità che ne condizionano pesantemente la prognosi. Vedete qui l'espressione è una sorta di connettività, l'espressione fenotipica, oltre al target francamente articolare, ci possono essere varie espressioni, vari coinvolgimenti d'organo, l'anemia legata al discorso dell'epcidina, il coinvolgimento polmonare, il fatto che spesso questi pazienti siano gravati da una forma depressiva, ma soprattutto del tema di oggi, un importante incremento del rischio cardiovascolare. Incremento del rischio cardiovascolare è legato soprattutto al fatto che questi pazienti hanno un'aterosclerosi molto precoce e accelerata, soprattutto in virtù di questa flogosi sistemica alla cui base
base coesistono fondamentalmente gli stessi processi patogenetici che sono la base della sinovite infiammatoria, e quindi tutto questo condiziona un incremento del rischio, un incremento di eventi cardiaci e vascolari cerebrali con un aumento della mortalità. Esiste infatti una sorta di mortality gap rispetto alla popolazione normale che non è indifferente, poi lo vedremo nei numeri, e purtroppo condiziona pesantemente la prognosi di questi pazienti e purtroppo ancora tende un po' a vanificare quelli che sono stati gli splendidi risultati, soprattutto nelle ultime due decadi, con l'ingresso di nuove strategie e di nuovi farmaci. Di questo problema sicuramente sono ben consci le società scientifiche, già nel 2015 e 2016 sono state emanate queste raccomandazioni proprio per la gestione del rischio cardiovascolare in questa patologia, e non ultimo proprio recentemente quest'anno estese anche le altre vasculite e connettiviti, già che il problema è abbastanza comune. E, non solo, ma anche nelle ultime linee guida emanate sul management dell'artrite reumatoide da Euler ci sono dei dati importanti. Se voi vedete nel punto B è salito di grado il discorso delle comorbidità nella fattispecie cardiovascolari rispetto al danno strutturale, che ormai è un dato di fatto verso cui il trattamento è abbastanza codificato. Non solo, ma anche al punto D è importante capire che l'espressività fenotipica è varia nei nostri pazienti, e poi all'interno di ogni paziente il decorso può variare rendendo necessario utilizzare delle molecole diverse che devono tener conto, oltre che della disease activity, anche degli effetti collaterali ipotetici. Rischio di mortalità nei nostri pazienti, il rischio di mortalità rispetto alla popolazione generale è nettamente aumentato. Questo è una meta-analisi di 24 studi osservazionali che ha preso in considerazione più di 100.000 pazienti, e relativamente all'impatto e al rischio di eventi vascolari, cardiaci e cerebrali manifesta questi numeri, cioè questi pazienti hanno il rischio del 50% incrementato di morire e il 59% di morire per eventi ischemici cardiaci e il 52% di morire per eventi cerebrali. Dicevo, tutto questo inficia sicuramente gli ottimi risultati che si sono avuti negli ultimi 20 anni sul target articolare, però purtroppo questi pazienti muoiono di più, muoiono soprattutto prima per questi episodi. Anche qui questa è un'altra meta-analisi pubblicata qualche anno dopo, che ha preso in considerazione 14 studi con 40.000 pazienti dal fine anni 90 fino al 2005, e vedete che il rischio di eventi cerebrovascolari si attesta su questi numeri, e il rischio di avere infarti miocardici su questo. Quindi tutto questo a dire dell'importanza. C'è anche da considerare il fatto che sono meta-analisi che forse tengono in conto pazienti in epoca prebiologica, però da studi recenti tutto sommato questo gap di mortalità non si è ancora completamente appianato. Forse c'è un lavoro, mi sembra recente, della Mayo Clinic che parla in esito più favorevole, però non ci sono degli studi prospettici, quindi non abbiamo dei dati certi. Ora, in questo consesso non sta a me presentare il discorso dell'aterosclerosi, però ci tenevo a dire che sicuramente tutto il meccanismo infiammatorio che poi è esacerbato nell'artrite reumatoide è mediato da un processo disimmune, da un ingresso, da un'importanza fondamentale di parecchie citochine che danno una disfunzione endoteliale con una migrazione di lipidi nel subendotelio, l'attivazione di cellule monocitiche che poi si trasformano in macrofagi che fagocitano questi linfociti, questi lipidi, fino a formare la placca che poi per neovascolarizzazione e per processi di apoptosi si rompe e causa i danni di cui abbiamo parlato. Tutto questo, dicevo, è un meccanismo che fondamentalmente è anche alla base del processo sinovitico. Vedete che c'è uno squilibrio tra citochine infiammatorie e antinfiammatorie che determinano poi questa stiffness e questo passaggio veloce verso l'aterosclerosi. Questo è un bel lavoro del 2015 che paragona sostanzialmente quella che è la stessa patogenesi del danno sinovitico e della placca. Vedete, c'è un'attivazione endoteliale, un'infiltrazione delle cellule infiammatorie, una neovascolarizzazione, e da una parte c'è la rottura della placca e dall'altra c'è l'erosione tipica caratteristica del panno sinoviale verso la cartilagine articolare con l'erosione ossea.
la domanda è, ma questo rischio aterosclerotico avviene tardivamente nel tempo perché comunque questi pazienti sono esposti a una flogosi cronica o ci sono anche degli altri fattori? In realtà probabilmente avviene già precocemente per una serie di fattori intrinseci alla malattia. Vedete che la forbice, sia per quanto gli eventi riguarda gli eventi globali e gli eventi direttamente correlati con l'infarto, si stacca fin dai primi anni. Questo perché se nella popolazione con artrite reumatoide effettivamente il processo infiammatorio è grave, quindi magari anche gli effetti, cioè i danni metabolici sono più accentuati rispetto alla popolazione di confronto, subentrano sicuramente degli altri fattori di rischio intrinseci alla malattia. Primo di tutti, per esempio, è la positività degli anticorpi anticitrullina. Ci sono una serie di dati, una serie di lavori che codificano quando questo incremento, questa percentuale, questa titolazione è parecchio elevata con danni ischemici a livello coronarico, così pure c'è una predisposizione genetica, un HLA mi sembra di RB1 risulta maggiormente dedicato allo sviluppo di eventi cardiovascolari di aumentato rischio. E va da sé che poi un'elevata attività di malattia con tutta la flogosi che ne compete, le più manifestazioni articolari possono sì gravare ulteriormente ed essere dei fattori aggiuntivi sullo sviluppo dell'aterosclerosi. Valuteremo poi un attimo più avanti il discorso dei farmaci. Vedete qui fattori intrinseci con l'elevato numero di citochine che vanno a implementare la flogosi, che sono responsabili della placca, e così pure gli anticorpi anticitrullina che hanno un target particolare sull'endotelio creando disfunzione, quindi sono tutti fattori che associati agli eventi tradizionali concorrono a questo processo di cui ci siamo detti. Questo è un bel lavoro che è uscito recentemente, mi sembra nel 2018, ha cercato di valutare un po' quelli che sono gli impatti caratteristici della malattia rispetto a quelli che sono i fattori di rischio tradizionali, mettendo in visione per esempio il fumo, l'ipertensione, l'attività di malattia. Bene, sono stati valutati più di 5.000 pazienti senza precedenti cardiovascolari e circa quasi 400 hanno sviluppato eventi e il rischio complessivo di avere eventi era intorno al 70%. E ad una pesata specifica i rischi intrinseci alla malattia si attestavano intorno al 30%. E quindi ci sono una serie di fattori tradizionali e non tradizionali che concorrono a questo dato con l'incremento del rischio. Detto questo, cosa facciamo noi nei nostri pazienti? Come li trattiamo? Sicuramente, dicevo prima, negli ultimi 20 anni molto è cambiato, sono cambiate le strategie, sicuramente una diagnosi precoce, questo ci sono venuti incontro i nuovi criteri classificativi emanati intorno al 2010, quindi un intercetto precoce di malattia, un trattamento precoce verso una remissione di malattia sono i maggiori predittori di risposta e di limitazione del danno, quindi quello che facciamo è cercare di intercettare precocemente, trattare con qualsiasi tipo di malattia entro 3 mesi perché abbiamo la possibilità di mandare in remissione della malattia e di ridurre il danno artritico. Tutto questo strategia ritagliata su un target preciso del paziente, cioè ritagliata proprio ad hoc con degli ambulatori seriati, una valutazione seriata, cosa che purtroppo negli ultimi 2 anni, con tutti i problemi che ci sono stati, non siamo più riusciti così efficacemente a fare. E poi come li trattiamo? In prima linea il farmaco ancora rimane pur sempre il metotrexato, che ha cambiato la vita di questi pazienti perché ha ridotto nettamente la progressione del danno articolare. Al fallimento del metotrexato possiamo utilizzare, se non ci sono fattori di rischio, altri farmaci tradizionali che sono un po' desueti, però è raro non trovare ulteriori fattori di rischio. Quindi a questo punto passiamo a farmaci di seconda linea. Questa è una diapositiva che mette un pochettino informa un pochettino su quelle che sono le svariate possibilità di utilizzo. Qui purtroppo le linee guida non ci aiutano, mettono tutti questi farmaci sullo stesso livello, quindi è difficile capire e qui viene il problema o anche il fascino del medico di utilizzare il farmaco adeguato per il paziente adeguato in relazione anche alle comorbidità. Vedete, ci sono una serie di farmaci che bloccano il TNF e studi head to head tutto sommato non hanno
valutato una superiorità di uno sull'altro. Ci sono farmaci che bloccano l'interleuchina 6, che hanno la caratteristica di essere efficaci, di essere usati in monoterapia. Abbiamo anche la deplezione delle B-cell con rituximab e la Batacep, che blocca il sistema immunitario a livello molto alto. Recentemente sono stati messi in commercio questi JAK inibitori che bloccano fasci di citochine attraverso il sistema JAK-STAT e sono saliti di dignità alla pari degli altri farmaci biologici con le ultime linee guida. Quindi abbiamo tutto questo ventaglio di possibilità, ma non avremo un driver, un ranking stabilito per decidere che cosa trattare. L'ideale sarebbe fare come in oncologia, andare verso una medicina di precisione, magari una presa bioptica che ci consentisse di valutare, non so, nel panno sinoviale un incremento del tessuto linfoide verso cui magari sarebbero più utili gli anti-CD20 rispetto a un tessuto mieloide magari verso cui sarebbe più utile utilizzare degli anti-TNF. Quindi questo non è ancora possibile, come fanno in oncologia. Dobbiamo adattarci a una medicina personalizzata, quindi cosa facciamo? Cerchiamo di valutare i registri nazionali e internazionali, cercando di stratificare quelle che sono le caratteristiche del paziente per cui adattare le varie molecole, tenendo conto di tutto questo marasma, cioè dell'efficacia che dobbiamo ottenere, della sicurezza dall'altra parte, delle varianti fenotipiche con i sierotipi magari positivi per i cetrolinati che rispondono più a un farmaco ad un altro. E per quello che ci riguarda in data odierna, soprattutto per la prevenzione del tromboembolismo venoso e del rischio cardiovascolare. Questa è una bella review, per chi poi fosse interessato, recentemente pubblicata dalla professoressa Azzeni, che fa un pochettino una panoramica su quelli che sono gli ipotetici rischi di effetti collaterali relativamente all'aumento del rischio cardiovascolare nei farmaci che noi utilizziamo. C'è da dire una cosa, che vedete la linea verde verticale, tutti questi farmaci riducono la flogosi, quindi di per sé riducendo la flogosi sistemica dovrebbero ridurre il rischio cardiovascolare. Alcuni di questi però agiscono in modo bidirezionale, non sto qui a spiegarvi l'effetto deleterio che possono avere gli antinfiammatori piuttosto che gli steroidei, quindi ci sono dei warning a questo livello, vanno utilizzati per minimo tempo indispensabile, eventualmente anche gli steroidei magari one shot o comunque a un dosaggio alto con un rapido tapering a dei livelli minimali perché non incidano negativamente, però tutti questi, vedete la linea verticale, sono assolutamente efficace nel ridurre la flogosi e quindi il processo aterosclerotico. Relativamente ai vecchi di Mars rimane sicuramente importante il metotrexate, che anche da questo punto di vista qui, oltre a diminuire e a ridurre il danno articolare, è risultato efficace nel ridurre in una buona percentuale di casi il rischio cardiovascolare, quindi decisamente importante. Degno di nota è anche l'idrossiclorochina, che è un po' stata ultimamente desueta, però i vecchi reumatologi come noi ancora la stanno usando, secondo me può avere ancora un significato. E poco si sa sulle flunomide, la cisclosporina, la abolirei da questo discorso in relazione ai danni a livello del sistema cardiovascolare. Relativamente agli altri farmaci, tutti i biologici che noi stiamo utilizzando, sicuramente dotati di grande efficacia di risparmio sul rischio cardiovascolare sono gli anti-TNF, anche qui non ci sono delle variazioni all'interno del gruppo, su tutti sembra essere migliore ancora il blocco dell'interleuchina 6, il tocilizumab, da cui esce nei confronti head-to-head con forse l'etanercept e la Batacept, addirittura una riduzione del rischio cardiovascolare. Poco si sa sul rituximab e la Batacept sicuramente è anche sicuro, soprattutto in una quota magari di popolazione anziana con magari dei disordini glicometabolici. Ci sono dei pallini rossi sul JAK inhibitor. Intanto c'è da dire che sono farmaci di un'efficacia straordinaria, di una rapidità di azione straordinaria e anche sul dolore di un'efficacia che è forse addirittura superiore in certi casi a quelli che sono i farmaci tradizionali. Ci sono dei warning sicuramente sul TEV, anche se poi eventualmente ne possiamo parlare in sede di discussione, anche se poi i dati in real life non hanno confermato quelle che erano le prime ipotesi, ma se volete appunto ne parliamo di questo. Quindi comunque il messaggio che vorrei lasciare è che tutti sono efficaci, e per quanto riguarda i JAK inibitori è ovvio che bisogna avere una certa allerta, anche le linee guida del 2019 dicono di valutare caso per caso ed è importante questo dato. Quindi
non va più, ma, ah, ecco qua. Ma questo fondamentalmente ve l'ho già detto, il metotrexato riduce il rischio, a maggior ragione se utilizzato in combo con gli anti-TNF, da questo punto di vista gli antinfiammatori, sia essano tradizionali che Coxib, non fanno che poter peggiorare questo rischio, così pure gli steroidei a dosaggio elevato. Chi ne esce meglio da tutto questo discorso è un pochettino il tocilizumab, di poco comunque superiore a quelli che sono gli anti-TNF. Qui ci sono addirittura dei lavori che in passato hanno tentato di utilizzare questi farmaci nel danno aterosclerotico in pazienti con eventi cardiaci. Forse qualche dato positivo sia stato sul lavoro del Cantos, utilizzando il blocco dell'anti-interleuchina 1 della colchicina, interrotto per inefficacia. Efficacia, uno studio valutato sul metotrexate. Detto questo, mi sto avviando, non so se sono andato veloce o meno, avviando verso la conclusione, cosa facciamo nei nostri ambulatori? Ma cerchiamo di tener conto con buon senso di tutte le cose che ci siamo detti, queste sono le linee guida emanate nel 2015-2016, quindi tutti noi dobbiamo essere assolutamente consci dell'elevato rischio cardiovascolare in questi pazienti per il problema dell'aterosclerosi di cui vi ho detto, e qui dice il reumatologo dovrebbe essere responsabile. È una bella affermazione, e ultimamente negli ultimi 2 anni questo non è più stato possibile. Sicuramente ci vuole una importante collaborazione in ambito col medico curante per prendersi in carico di questi problemi qua, perché ripeto, hanno questa ricaduta che purtroppo va a vanificare tutti quelli che sono stati gli effetti benefici di tutti questi anni. Già ho detto sugli antinfiammatori, e qui ci sono ancora una serie di raccomandazioni di dire di trattare bene, di considerare il rischio cardiovascolare, l'ultimo punto, il C. Tutti questi pazienti, se si applicano, tra l'altro non ci sono degli score dedicati in questi pazienti per valutare il rischio cardiovascolare, se si applicano gli score tradizionali bisogna utilizzare un moltiplicatore di 1,5 proprio per il discorso che ci siamo detti. E poi un'altra cosa importante è il paradosso lipidico che avviene in questi pazienti, cioè quando c'è il paziente in fase florida acuta, generalmente si assiste a una riduzione dell'assetto lipidico, e questo è proprio caratteristico, è un paradosso. Da uno studio, mi sembra, della Mayo Clinic nei primi anni 2000, si era assistito a questo paradosso, nel senso che i pazienti, pur avendo dei livelli bassi di colesterolo, avevano dei rischi cardiovascolari completamente aumentati con degli esiti disastrosi, come abbiamo visto. Questo è dovuto probabilmente a delle modificazioni qualitative e quantitative dei lipidi che rientrano sostanzialmente a normalità quando la flogosi è spenta. Quindi se decidiamo di usare delle statine o comunque di fare delle valutazioni, conviene farli quando la malattia sostanzialmente è spenta. In parte queste cose le vedete, è ovvio, insieme a tutti gli esami che noi facciamo fare per randomizzare questi pazienti al trattamento, sarebbe utile un ecodoppler dei tronchi sovraortici per stimare anche qui la quota del rischio, e eventualmente, appunto, quando puoi dare dei consigli, che poi vedremo, che sono questi, cercare di dare anche dei consigli pratici, cioè in linea di massima cercare di trattare rapidamente il paziente verso un target di remissione. Il target di remissione garantisce lo stop della flogosi articolare e sicuramente riduce la flogosi sistemica e a seguire anche il danno aterosclerotico. Minimizzare l'uso degli steroidei e degli antinfiammatori, utilizzare i farmaci, come ci siamo detti prima, il farmaco ancora rimane pur sempre il metotrexate, vanno bene tutti gli altri farmaci che poi nel tempo in seconda linea ci hanno permesso anche di trattare patologie pluriresistenti, quindi ben venga l'utilizzo. Il messaggio che vorrei che passasse è questo: trattarla comunque sempre e avere un occhio di riguardo su alcuni farmaci che possono avere questo effetto bidirezionale. Poi va da sé l'incoraggiamento all'attività fisica, trattare le comorbidità, ridurre il rischio vascolare e soprattutto l'utilizzo il fumo. Detto questo, bisognerebbe, come sempre si finiscono queste relazioni, fare dei trial dedicati su determinate molecole per valutarne il rischio e l'impatto, anche ad evitare dei rischi cardiovascolari esagerati che spesso portano prognosi infausta a questi pazienti pur avendo magari un target articolare soddisfacente. Credo di aver finito, non so se sono stato nei tempi, dottoressa. Ho guadagnato qualche minuto. Dunque, vorrei chiamare il dottor Grosso che ci parlerà di autoimmunità e dintorni. Io ho rifiutato questa relazione perché era troppo impegnativa e quindi gliel'ho smollata. È anche un po' vaga. È anche un po' vaga, direi. Solo un secondo che...
Adesso scopriremo di cosa si tratta. Peccato, non funziona. No, no, funziona, solo un secondo. Lo facciamo funzionare, non c'è problema. Intanto grazie per la gentilissima presentazione Gianni, sei un amico come sempre e grazie per l'invito a parlare di questo argomento che appunto può sembrare vago, è sicuramente ampio, è un argomento però attuale nelle corsie e negli ambulatori perché è difficile conoscere un medico che nella sua carriera non si trovi a prescrivere almeno una volta un test di autoimmunità o a doverlo interpretare per decidere poi come gestire il paziente, sia da un punto di vista diagnostico che terapeutico o di invio a uno specialista. L'autoimmunità è troppo ampia per riassumerla in circa 20 minuti di un intervento come questo, io mi focalizzerò, essendo reumatologo, sull'autoimmunità di interesse reumatologico. Diciamo, è un computer. No, assolutamente un computer. Beh, io non ho detto dove lavori, forse ti conoscono quasi tutti, ma lui è un specialista reumatologo che però lavora nella medicina interna qui a Verdun. Grazie. Non ho disclosure in particolare sul tema dell'autoimmunità, è difficile averne non lavorando direttamente in laboratorio. È tardi e partiamo da un cielo stellato. Vorrei che tutti voi vi chiedeste perché come medici guardiamo le stelle, non è soltanto una domanda retorica, tenetela a mente e non rispondete soltanto perché usciamo tardi dal turno e guardiamo il cielo per essere sicuri di essere fuori dall'ospedale. Nel 1500 un collega avrebbe risposto che per legge era obbligato a guardare le stelle e a consultare una volvella astronomica per decidere quando era giusto o non giusto operare il paziente, altrimenti andava incontro a rischi medico-legali. Non lamentiamoci della burocrazia di oggi. Nel frattempo però la tecnologia è andata avanti e noi ci siamo inventati un po' delle stelle diverse che i medici di laboratorio consultano in modo non meno fumoso della volvella del 1500 per cercare delle manifestazioni autoimmuni nei nostri pazienti. Abbiamo qui l'immunofluorescenza in diretta con la quale ancora oggi eseguiamo l'anatest, che è una tecnica studiata dal 1950, quindi che predata gli studi di imaging come la TAC, la risonanza, l'ecografia che siamo abituati ad utilizzare tutti oggi, ma che non si è evoluta poi così tanto da allora. Ancora oggi usiamo l'immunofluorescenza per l'anatest, anche se la metodica è diventata più rapida, più specifica, un po' più standardizzata nei vari laboratori del mondo. E poi con l'avanzare delle conoscenze, con nuove tecniche, abbiamo utilizzato l'ELISA, l'immunoprecipitazione, per andare a cercare di capire verso quali antigeni questi anticorpi antinucleo, che poi non sempre sono diretti contro il nucleo, ma tant'è la nomenclatura ormai rimarrà questa, l'hanno deciso le linee guida, verso quali antigeni effettivamente sono diretti, verso quale parte della cellula e quindi dell'organismo questi anticorpi hanno sviluppato un'autoimmunità. L'anatest è un test che viene utilizzato tantissimo, un po' come screening, spesso lo sento citare all'interno di uno screening immunoreumatologico, l'ho sentito in tantissimi centri da parte di tantissimi colleghi. I colleghi coreani hanno pubblicato un bellissimo studio chiedendosi qual era il valore diagnostico dell'anatest, raccogliendo una casistica di 10 anni di anatest su più di 90.000 singoli pazienti seguiti in un centro affiliato all'Università della Sud Corea. Hanno scoperto che solo lo 0,1% di questi pazienti arrivava poi a una diagnosi collegata all'esito del test ANA. Questa percentuale aumentava significativamente se si prendevano in considerazione soltanto i pazienti la cui richiesta proveniva da un reparto di medicina interna. Questo a dire che l'anatest può essere interpretato un pochino meglio che un test di screening quando viene chiesto in modo appropriato. Non che un test negativo sia automaticamente inappropriato, magari permette di escludere in un percorso di diagnosi differenziale determinate patologie, però 0,1% è veramente, veramente poco. Andiamo nel dettaglio come viene refertato un anatest qui in ASL Cuneo 1 e Cuneo 2, perché il laboratorio è sempre quello di Cuneo. Come vedete in alto ho copiato e incollato un risultato positivo di un anatest che ci dà un titolo omogeneo elevato. Primo piccolo problema, c'è una consensus di linee guida dei medici di medicina di laboratorio italiani del 2015 che dice che questo referto non è esattamente come loro lo vorrebbero, cioè loro vorrebbero segnare minore di un 80 come diluizione negativa,
negativo, va bene, siamo in linea con questo, 1,80 basso positivo, basso non tanto come bassa diluizione ma inteso come basso valore predittivo positivo per effettivamente una patologia, e tutto ciò che è da 1 a 160 in poi positivo. Il laboratorio di Cuneo ancora non è in linea con questo e fa ancora una distinzione medio elevato titolo, vedremo poi perché, non è del tutto scientificamente sbagliata ma potrebbe portare in errore quando poi ci confrontiamo con altri laboratori. Abbiamo quindi questa paziente con un risultato anatest positivo a titolo elevato, e per il laboratorio di Cuneo vuol dire da 1 a 640 in su, con un pattern di fluorescenza omogeneo, vedremo poi cosa significa. Andiamo a cercare la specificità. Verrà applicato un test ENA screening, che è semplicemente un test che, se negativo, ha un'altissima sensibilità e quindi un alto valore predittivo negativo per l'improbabilità di trovare delle specificità al kit anti-ENA. Quindi è soltanto un modo che i laboratoristi utilizzano per decidere a chi fare tutto il kit ENA, che ha un costo e delle tempistiche più lunghe, e a chi non applicare neanche il kit anti-ENA. In questo caso era ovviamente positivo e hanno proceduto col pannello ENA, che è un pannello standardizzato, ce ne sono diversi, quindi non è detto che gli antigeni che vengono cercati siano tutti questi nei vari laboratori in cui li richiederete, però il laboratorio di solito esplicita quali sono stati cercati in cima o in fondo al referto. In questo caso la paziente risulta positiva per anti-SM, anti-SSB e anti-SSA. Abbiamo quindi qui il percorso di medicina di laboratorio effettuato sul nostro campione. Possiamo a questo punto fare una diagnosi? Cioè, l'autoimmunità è sufficiente a stabilire se questa paziente è malata e di quale malattia? Dobbiamo per forza chiedere al reumatologo in questo caso? Questa è una cosa che capita molto spesso a me, e sono convinto anche agli altri miei colleghi reumatologi, di essere chiamato da dei colleghi che mi presentano in mano o via telefono il risultato di un test di autoimmunità e mi chiedono che cosa fare. Il paziente è sano, malato, una vasculite, un'artrite, una connettivite, eccetera. È urgente, lo devi vedere, non lo devi vedere, devo ricoverarlo. È difficile dare una risposta soltanto sulla base di un test di autoimmunità in reumatologia. Sono stato tacciato 2 settimane fa di poca chiarezza, ma di fatto è così. Non sappiamo nemmeno, sulla base di questo test da solo, se questa paziente è sana o malata. Ma facciamo un passo indietro per capire se possiamo estrarre altre informazioni da questi test. Ho riportato qui il sito anapatterns.org, che è una consensus internazionale che cerca di standardizzare i vari centri di medicina di laboratorio su come refertare l'immunofluorescenza indiretta e quindi cercare di uniformare il lessico che utilizzano per i vari pattern ANA. È un sito molto pratico, interessante e rapido da consultare, secondo me, quindi se avete dei dubbi può essere un buon riferimento, anche perché riporta tutte le evidenze di letteratura per i singoli pattern. In questo caso ci troviamo qui in un pattern omogeneo ad alto titolo. Se andiamo sempre nel sito a cercare a che cosa può corrispondere questo pattern omogeneo, troviamo tutta una serie di rimandi alla letteratura, alcuni più fondati, altri meno, perché sono soltanto delle esperienze osservazionali di piccole casistiche, però consultandolo, io lo faccio qui per voi più rapidamente, andiamo a vedere che spesso questo pattern si associa alla positività degli anti-dsDNA. Però noi non ce l'avevamo. Non ce l'avevamo perché non è nel kit anti-ENA. Dobbiamo richiederla specificamente. Dobbiamo proprio richiedere il test degli anti-dsDNA, che è un test sia in IFI che in ELISA. IFI perché l'ELISA positivo da solo potrebbe avere una positività crociata per i single strain DNA che non sono associati a nessun tipo di patologia. In questo caso è una vera positività e abbiamo un titolo. Sì, ma la paziente è malata. Non lo possiamo ancora sapere. Dobbiamo inquadrarlo nella sua situazione clinica e a questo punto, visitando la paziente, facendole delle domande, scopriamo che ha artralgie, ha una ftosi orale, ha fotosensibilità, un rash malare, un dolore toracico che poi, con i dovuti accertamenti, risulta essere una pericardite. Ha una malattia autoimmune? Probabilmente sì, però la diagnosi differenziale non finisce qui, perché alcune infezioni possono falsare i test di autoimmunità e alcune di queste che ho riportato possono addirittura dare un quadro clinico simile a quello del lupus eritematoso sistemico che la paziente effettivamente in questo caso aveva, e qui ho riportato le associazioni degli anticorpi che abbiamo trovato nella paziente, che hanno sì un'alta specificità per il lupus eritematoso sistemico, ma solo se abbiamo fatto un adeguato lavoro di diagnostica differenziale per escludere altre possibili cause che spiegassero questo quadro clinico. Quindi ci possiamo affidare all'autoimmunità soltanto se guardiamo il caso nel suo complesso, perché la difficoltà e le insidie dell'autoimmunità sono queste.
Qui ci sono tutta una serie di antigeni ENA e non ENA, cioè tutta una serie di esami di autoimmunità che utilizziamo in reumatologia, e con le righe colorate sono stati cerchiati a quale malattia si associano i singoli antigeni. Come vedete c'è una quantità di overlap, cioè di antigeni che si associano più a malattia. Al centro c'è l'anti-SSA, che può essere positivo, non dico in tutte, ma nella maggioranza delle malattie autoimmuni che noi reumatologi diagnostichiamo e curiamo, e quindi rende estremamente difficile diagnosticare con certezza, solo sulla base dell'autoimmunità, la patologia dalla quale il paziente è affetto. In più ci sono delle situazioni, e sono forse la maggioranza, in cui l'anatest è negativo, e quindi abbiamo richiesto un'autoimmunità ma risulta negativo l'ANA, negativo l'ENA. Potremmo trovare qualcos'altro se lo chiediamo, perché non sono inclusi in questi test. In questo caso è una paziente con artrite reumatoide di lunga data, ACCP, cioè antipeptide citullinato ciclico, e RATEST, non chiamatelo più fattore reumatoide, per favore, l'hanno detto in tutte le salse, confonde soltanto le idee, è sieropositiva e ha addirittura una nodulosi reumatoide, perché sono 15 anni che la paziente non si cura, è venuta ad agosto in ambulatorio per la prima volta perché non ne poteva più. Onore alla sua sopportazione. Questi due anticorpi che ho citato, il fattore reumatoide è stato il primo autoanticorpo descritto in reumatologia, è positivo in tantissimi casi, qui mi sono divertito a riportarle alcuni, è addirittura positivo in alcuni casi di artrite reumatoide, non serve praticamente a nulla per la diagnosi, nel senso che non è che il paziente che ce l'ha positivo è malato e quello che ce l'ha negativo è sano, si può avere l'artrite reumatoide in entrambi i casi, ha un valore prognostico e quindi lo utilizziamo ancora, ma utilizziamolo con criterio. Un discorso un po' più a parte per gli ACCP, che sono molto più specifici di artrite reumatoide in un paziente con artrite clinicamente diagnosticata, quindi non sono indicativi di un paziente malato a prescindere, ma solo nel paziente che ha già una diagnosi clinica di artrite in corso di accertamento, ma hanno una bassa sensibilità perché c'è circa una quota del 40-60% a seconda delle casistiche di artriti reumatoidi definite che non hanno gli ACCP. Quindi in assenza di artrite non ha valore diagnostico, è descritto soltanto un aumento di rischio di sviluppare l'artrite reumatoide nel corso della vita, ma in teoria, se in una pratica clinica rutinaria, se il paziente non ha artrite non dovevamo neanche richiedere il test. Altro caso di paziente con anatest negativo, che ha degli addensamenti polmonari bilaterali, fa un lavaggio bronco-alveolare e scopriamo che ha un'emorragia alveolare qui confermata. L'autoimmunità ANA, ENA, anti-dsDNA è negativa, era giusto richiederla perché anche alcune connettiviti danno questo quadro, ma ha i IP-ANCA positivi, i NIFI ed ELISA, ed è un quadro di emorragia alveolare secondaria a granulomatosi eosinofilica con poliangioita, ex sindrome di Chug-Strauss. Altro caso di ieri in pronto soccorso, porpora artrite e un interessamento scrotale in un quadro di ex granulomatosi di Wegener, oggi chiamata granulomatosi con poliangioite. Entrambi sono ANCA positivi ma hanno due diversi pattern di immunofluorescenza, cioè hanno degli anticorpi contro il citoplasma dei neutrofili. I P-ANCA sono perinucleari, i C-ANCA sono citoplasmatici. Il laboratorio ci darà una positività in immunofluorescenza, il titolo 1 a 40 che vedete qui esemplificato, e un titolo in ELISA. Gli anticorpi anticitoplasma dei neutrofili, lo sappiamo, sono fondamentali per la diagnostica differenziale delle vasculiti anche associate, anche se vi ricordo che è possibile fare diagnosi di queste malattie anche in presenza di negatività degli ANCA, soltanto sulla base di fattori clinici, quindi la clinica comunque la fa sempre da padrone per differenziare queste malattie. E in più, a sparigliare le carte, ci sono gli ANCA tipici, cioè che hanno un pattern in immunofluorescenza tipico degli ANCA, P-ANCA, C-ANCA o anche atipico in immunofluorescenza. Alcuni laboratoristi lo segnalano in immunofluorescenza. E poi hanno un ELISA negativo per MPO o PR3. Non sono senza significato, non si associano alle vasculiti anche associate, quindi non sbagliamo a fare diagnosi di vasculite o porre il sospetto diagnostico di vasculite anche associate in questi pazienti. Non escludiamo che possano avere altre patologie come malattie infiammatorie intestinali, epatite autoimmuni, facciano uso di cocaina tagliata con levamisolo, che induce una positività degli ANCA atipici, a volte addirittura di quelli tipici, creando non pochi problemi dato che può dare una tossicità che somiglia molto alla granulomatosi di Wegener. Altro caso clinico, sempre rimanendo in tema di vasculiti, ha un paziente che ha questa, una paziente che ha questa gamba, che autoimmunità chiederemmo? Nessuna, ha il Covid e ha una livedo reticularis in corso di infezione da SARS-CoV-2.
prima la clinica, poi l'autoimmunità. A questa paziente che ha un'età maggiore di 65 anni, che ha un cordone duro dolente in sede temporale sinistra, che autoimmunità chiederemmo? Vi dico già che l'anatest è negativo. Consiglio di non chiedere nessuna autoimmunità, perché per la diagnosi di arterite gigantocellulare ex arterite di Horton servono soltanto gli indici di flogosi come dato di laboratorio, VES per chi si inginocchia ai criteri classificativi di 30 anni fa, la PCR va bene per chi lavora in pronto soccorso e non può aspettare la VES. L'autoimmunità sarà invariabilmente negativa, se è positiva è una positività aspecifica, non aspettate l'autoimmunità per fare la diagnosi di arterite gigantocellulare. L'occhio di questa paziente potrebbe non avere il tempo che serve al laboratorio per mettere in atto un'immunofluorescenza. Un caso che ci ha dato un po' di grattacapi qualche mese fa. Febbre, tosse e dispnea insorto da pochi giorni in periodo pandemico per SARS-CoV-2. Guardando la TAC, giustamente, tantissimi medici che hanno visto il paziente hanno cercato in tutti i modi di valutarlo per una positività da SARS-CoV-2, che non è arrivata da nessun tipo di tampone. Poi sono stati effettuati tutta una serie di doverosi esami per escludere altre infezioni. Certo, ci mancherebbe. Sono risultati tutti negativi. Nel frattempo il paziente peggiorava, è stato messo in trattamento empirico con antibiotico antifungino che non ha dato nessun risultato e nonostante una terapia steroidea 1 mg pro chilo il paziente ha continuato a peggiorare. A questo punto ci si è rivolti all'autoimmunità. È ANA negativo, è ENA negativo, è ANCA negativo. Chi pensava alla miosite, vi dico che le sue CPK sono sempre state nella norma per tutto il ricovero. Unico dato clinico aggiuntivo a questa TAC, ha delle unghie così, con delle microemorragie e dei megacapillari alla capillaroscopia. Ma allora ci troviamo di fronte a una manifestazione autoimmune? Se sì, come possiamo diagnosticarla? Perché poi dalla diagnosi dipende eventualmente una terapia. Sicuramente se non facciamo una diagnosi, la farmacia non ci permetterà di utilizzare una terapia avanzata che non sia semplicemente lo steroide. E onestamente non sapremo neanche quale scegliere. Possiamo fare di più per l'autoimmunità di questo paziente? Abbiamo escluso tutto ciò che potevamo escludere? In questo caso non ancora. Sono stati descritti degli altri autoanticorpi, la loro prevalenza nella popolazione anche di persone malate è bassa, vengono effettuate le ricerche dal laboratorio soltanto se specificamente richieste, in particolare qui a Cuneo ci sono due pannelli, uno per gli antigeni rari nella sclerosi sistemica e uno per le miositi autoimmuni. Alcuni di questi hanno la spiccata particolarità di dare un risultato ANA negativo e quindi non escludete che il paziente abbia un'interstiziopatia di origine autoimmune sulla base del fatto che l'anatest e l'enatest sono negativi. In questo caso era positivo per gli anti-PL7 e ha una sindrome d'anticorpi antisintetasi anti-PL7 positiva. Quando il laboratorio vi dicesse che non vuole spendere i soldi per questi kit, che sono effettivamente costosi, che hanno spesso poche possibilità di trovare la malattia perché è una malattia rara per definizione, ricordateli che sempre secondo la consensus dei medici di laboratorio italiani, l'hanno scritto indipendentemente dall'esito degli ANA in immunofluorescenza indiretta, dovete cercare questi anticorpi se c'è il sospetto clinico di una miosite e in particolare nelle interstiziopatie autoimmuni che possono presentarsi anche in assenza di interessamento muscolare in questi pazienti. Alcune cose che vanno sempre tenute a mente quando ci troviamo a richiedere l'autoimmunità. L'anatest va ripetuto? No, non va routinariamente ripetuto, né per rivalutare il quadro né per un follow-up di malattie. È stato ampiamente dimostrato che il titolo ANA non correla con l'andamento di malattie nelle nostre patologie reumatologiche. I pazienti che sono positivi, anche i pazienti sani, possono rimanere positivi per tutta la vita all'anatest senza sviluppare sintomi. Tanti magari hanno avuto semplicemente una tiroidite e l'anatest è un risultato aspecifico nelle tiroiditi. Se proprio vogliamo rivalutare il quadro del paziente perché qualcosa è cambiato, vogliamo giustamente rivalutare anche l'autoimmunità, ricordiamoci sempre che prima viene la clinica, quindi rivalutare prima il quadro clinico e poi se dal quadro clinico insorgono nuovi sospetti che prima non erano fondati, possiamo rivalutare l'autoimmunità, ma non di routine. L'autoimmunità va richiesta soltanto in caso di un fondato sospetto clinico che può essere basato anche soltanto sull'anamnesi, meglio ancora se su segni e sintomi, valutando il paziente clinicamente. Chiedere soltanto un test di autoimmunità
lo screening immunoreumatologico che va tanto di moda in tanti reparti non ha nessun valore scientifico, spesso porta a ulteriori accertamenti che magari non erano necessari, alcuni anche invasivi, e può far perdere tempo al paziente. Quando abbiamo un risultato ANA in più in generale dell'autoimmunità, dobbiamo interpretarlo sempre alla luce del quadro clinico complessivo, se no rischiamo di prendere delle cantonate enormi. Non facciamo diagnosi basate soltanto su una positività di autoimmunità, valutiamo quali sono le manifestazioni potenzialmente autoimmuni attive in quel momento nel nostro paziente. Ci sono poi alcuni test di autoimmunità che vanno confermati, in alcuni casi le linee guida ci dicono quando è appropriato, ad esempio i test per gli antifosfolipidi, il LAC, vanno sempre confermati dopo almeno 12 settimane dalla prima positività, perché la positività transitoria è descritta, è frequente e porta a scoagulare a vita di pazienti che non ne avrebbero necessità. L'autoimmunità eseguita in corso di eventi infettivi o in corso di neoplasie attive può essere falsamente positiva. Se questi eventi sono acuti e si risolvono, non è sbagliato rivalutarla successivamente per vedere se persiste la positività. Capita spesso nei ragazzi con la mononucleosi, che hanno un anatest positivo in corso di mononucleosi, hanno un rash, si pensa a una malattia autoimmune e poi rivalutandolo dopo 3 mesi, rifacendo anche solo l'anatest, tutto negativo, i sintomi si sono risolti perché è una malattia infettiva. L'autoimmunità eseguita a poche settimane dai vaccini, in particolare quello per SARS-CoV-2, non è frequente ma potrebbe essere alterata. È stato descritto da questa casistica che soprattutto gli ANA si elevano temporaneamente dopo le somministrazioni vaccinali, quindi quando interpretiamo l'autoimmunità ricordiamoci sempre di chiedere al paziente se è stato esposto a vaccini recentemente. Torniamo alla domanda iniziale, perché guardiamo le stelle? Non so se vi siete fatti un'idea, la mia idea è che spesso gli esseri umani hanno guardato le stelle in passato perché ci hanno trovato delle risposte, se sanno che domande fare. Nelle stelle possiamo vedere la stella polare, che in questo emisfero indica il nord. Attenzione, indica la direzione, mai la destinazione verso quale andate, così come l'autoimmunità può darvi delle idee sulla diagnosi, ma non fa la diagnosi. Ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e prestatene anche all'autoimmunità. Bravissimo Vittorio, complimenti davvero per questa relazione così puntuale, precisa. Allora apriamo già subito allora la discussione su queste due relazioni e affidiamo la discussione alle dottoresse Elena Borgogno e Erika Del Signore. Grazie, ringrazio i relatori e il dottor Pomero per l'invito. Un ringraziamento per la prima relazione, perché comunque sensibilizza su un tema che forse deve toccare anche noi medici di medicina generale. E a questo proposito, al di là del paziente che ha altri fattori di rischio su cui l'attenzione la facciamo già, soprattutto nelle pazienti magari più giovani che hanno solo in anamnesi un'artrite reumatoide, una connettivite, con quali tempistiche facciamo eventuali accertamenti? Hai parlato dell'ecografia dei tronchi sovraortici, ma anche dell'ECG alla diagnosi e poi con... Se all'inizio sono pazienti giovani vanno un pochettino valutate sicuramente. L'assetto lipidico, se c'è una fase flogistica florida, come dicevo prima, per il paradosso forse non ci dà tutte queste informazioni, qualora la flogosi sia spenta si può rivalutare. E ovviamente questi pazienti sviluppano aterosclerosi precocemente, quindi bisogna tenerli d'occhio, ecco, sicuramente. Sì, questo, infatti sì. Soprattutto in chi non ha altri fattori di rischio. Sì. E poi insistevo sulla collaborazione col medico di base, soprattutto negli ultimi 2 anni che è stato difficile, perché comunque io ho seguito prevalentemente il reparto, ma la dottoressa Romeo, che è rimasta poverina col cerino in mano a gestire le telefonate dei pazienti, non è stato sicuramente facile fare un programma di screening e gestire questi pazienti. Sicuramente. Detto questo, c'è anche un altro, e anche da parte nostra, importante. La difficoltà magari... Questi sono pazienti che si prendono l'antinfiammatorio all'inizio, lo steroide a scalare, il gastroprotettore... la vitamina D, il farmaco di fondo, specie in associazione, per cui prendono una quantità di farmaci industriali. Prima di randomizzarli a varie terapie vanno fatti una marea di screening, dal torace all'ecografia, ad escludere controindicazioni, dai marcatori dell'epatite B, C, piuttosto che al quantifero, se si tende a dare dei farmaci più importanti di seconda linea, quindi vanno tenute conto tutte queste situazioni. È chiaro che in una donna giovane, a maggior ragione, va seguita
precocemente. È uno screening cardiovascolare, non viene considerato. Ma sì, in... ma un ECG sì, sicuramente, però io almeno, quantomeno anamnesticamente, credo che valga la pena di farlo sulla familiarità e sui pergressi. Sì, perché però magari in un ambiente ospedaliero diventa un pochettino routinario, cioè è più facile, in ambulatorio, sul territorio, bisogna pensarci e richiederlo. Soprattutto direi nel post-menopausa, cioè sì, poi sì, nel post-menopausa i rischi aumentano tantissimo, la donna fumatrice. Cioè sì, no, certo, al di là degli altri fattori di rischio che quelli vanno considerati. Che poi va, però forse la sensibilità... Vanno a marea montante, no, sti fattori di rischio. In più bisogna tener conto, soprattutto quando inserisce dei farmaci biologici, dell'assetto vaccinale, perché spesso conviene vaccinarli prima, quindi c'è tutto un mondo da discriminare, sì, che non è così immediato. Conviene vaccinarli prima, è ovvio, sì, che durante la terapia ci sono delle avvertenze da considerare, non sono controindicati sicuramente, però a maggior ragione se ci sono dei fattori di rischio importanti, magari sullo zoster nei pazienti anziani, adesso c'è il nuovo vaccino, però conviene tenerle. Sì, certo. Posso aggiungere una cosa? Nelle linee guida, tra l'altro, un fattore che è sempre da tenere in considerazione per l'artrite reumatoide, potrebbe arrivare un'indicazione anche per altre forme di malattie infiammatorie croniche, è quando utilizziamo un calcolatore del rischio cardiovascolare in un paziente con artrite reumatoide, il risultato finale di rischio di quel paziente dobbiamo moltiplicarlo per una volta e mezzo, se nel calcolatore non era presente l'artrite reumatoide come fattore di rischio, e nella maggior parte di quelli raccomandati non è presente. Questo è fondamentale saperlo, perché se il reumatologo riesce a fare bene il suo mestiere, a calcolare il rischio cardiovascolare del paziente e a proporre, quando appropriato, una terapia, poi il rischio è che questo paziente vada da un altro specialista, dal suo medico di medicina generale, che rifà questa valutazione correttamente, non tiene conto dell'aumento di rischio legato all'artrite reumatoide e pensa che quello sia un paziente a basso rischio, a rischio intermedio, e non ritiene indicata la nostra prescrizione. È proprio un lost in translation questo, però bisogna saperlo per interpretarsi correttamente. Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, io l'ho detto in passaggio molto velocemente, è descritto sulla leguinina con un fattore moltiplicativo di 1,5. Ecco, non ci sono degli screening dedicati ai pazienti reumatici su questo? Sì, era una domanda che volevo fare anch'io, questa riguardo ai fattori di rischio del paziente con artrite reumatoide. Se secondo voi effettivamente noi medici in generale li consideriamo pazienti più a rischio, quindi non soltanto il reumatologo, perché forse non, nessuna scala di rischio si è dimostrata per ora superiore rispetto allo score o allo score 2, e quindi da quello che capisco dalla tua osservazione, io uno score calcolato con lo score 2 poi lo devo moltiplicare per 1,5. Naturalmente lo score 2 adesso ha ridotto i cut-off di rischio, giustamente, perché ha posto per esempio i pazienti più giovani a maggior rischio cardiovascolare, perché si pone in una prospettiva a vita, ecco, quindi... secondo voi i pazienti con artrite reumatoide vengono effettivamente attenzionati da questo punto di vista, o per esempio sono sottotrattati dal punto di vista pressorio o dell'ipercolesterolemia? Per me, per Gianni? Per tutti e tutti. Prego, prego, lascio rispondere alla dottoressa. No. Ma non sono così ben trattati, secondo me. Sì. Poi dicevo prima, la flogosi sistemica li espone per fattori intrinseci a un rischio cardiovascolare maggiore, però l'impressione è che non siano così, non so cosa ne pensi. Sì, forse ci si limita al fattore di rischio in sé senza aggiungere mentalmente quell'artrite reumatoide, quel per 1,5 che sì, bisognerebbe. Sì. Ma adesso, da quello che ho visto, da quello che ho letto recentemente, la popolazione artrite reumatoide rispetto alla popolazione generale forse incrementa di più l'ipertensione e credo il diabete, non altri fattori. Adesso non so se certo, sicuramente... Sì. Ma il discorso è che bisogna pensarci, nelle linee guida dicono che è responsabilità del reumatologo, principalmente per questo, perché sanno che il reumatologo ci penserà. Il reumatologo poi deve avere il tempo di farlo, chiedere gli esami, vedere il paziente nel suo complesso, e non sempre i pazienti ci portano una documentazione non reumatologica. Quindi ben venga l'interessamento del medico di medicina generale che tiene le fila nel paziente
nel complesso e vede anche tutti i referti tra una visita reumatologica e l'altra, che magari sono a 6 mesi di distanza e che potrebbero poi fuorviarci nello stratificare il paziente per rischio. Bisogna semplicemente sapere che l'artrite reumatoide, anche se adeguatamente trattata, anche se in remissione, se il paziente non pensa più neanche di averla, è una diagnosi che gli rimane oggi come un cartello a vita di rischio cardiovascolare, che attesta per almeno una volta e mezza il suo rischio di base, dopodiché li trattiamo come le linee guida suggeriscono nella popolazione generale, moltiplicando il fattore di rischio. È un po' concettualmente quello che si intende per rischio cardiovascolare residuo in chi ha già avuto eventi sostanzialmente. L'evento non si cancella, così non si cancella lo stato flogistico cronico, anche se ben trattato. Questo è un argomento di ricerca, non sappiamo se è un residuo o se è una parte di malattia che ancora non riusciamo a trattare. Quindi, però di fatto il rischio rimane, anche se la malattia è in remissione. Ok. Volevo fare una domanda sugli inibitori del tumor necrosis factor alfa, perché mi è incuriosita questa cosa. Naturalmente forse non una risposta al momento non c'è, visto che hanno un'azione così favorevole sulla progressione di placca e del rischio cardiovascolare, se in un futuro potrebbe essere possibile l'utilizzo di questi farmaci anche in pazienti senza patologia artritica, per pazienti ad alto rischio, ad altissimo rischio cardiovascolare. Lo so, io ho trovato 3 lavori, forse è passato un po' veloce. Il primo era sul canakinuba, mi sembra l'antiinterleuchina 1, che ha dimostrato forse di ridurre un pochettino il rischio cardiovascolare utilizzato in pazienti con aterosclerosi. Quello dello studio sul metotrexate ha fallito completamente, tant'è che è stato interrotto. E qualche dato positivo credo che sia stato utilizzato nell'utilizzo della colchicina, ma Vittorio, forse tu sei più... Sì, c'è un trial nei pazienti post-infartuali con il canakinumab, che facevano una singola somministrazione di questo farmaco sottocute prima della dimissione. Anti-L1. E altri invece che facevano 0,5 mg al giorno di colchicina, che è nota per ridurre i livelli di interleuchina 1, quindi più o meno la stessa terapia con dei costi estremamente differenti, perché la colchicina non costa nulla, il canakinumab costa migliaia di euro. Però entrambi hanno visto una riduzione dei successivi eventi. Oggi non è ancora una terapia che viene proposta a tutti questi pazienti di routine, è una cosa che è giusto tenere a mente quando diamo questi farmaci, e possiamo scegliere tra questi farmaci e altri. Gli inibitori del TNF secondo me non verranno utilizzati per pazienti ad alto rischio cardiovascolare, perché hanno già provato a utilizzarli nello shock settico con risultati fallimentari e nello scompenso cardiaco, sulla base del fatto che nei pazienti scompensati il TNF aumenta, e hanno dato un peggioramento rapido dello scompenso cardiaco, tanto che è rimasto un warning in scheda tecnica per la classe NIA 3 e 4, quindi dubito che qualcuno si arrischierà a provarli in futuro. Ma siamo veramente molto in ritardo, penso. Sei velocissima, ma poi basta. Allora, sempre indagare un fenomeno di Raynaud con anamnesi clinica, esame obiettivo. La capillaroscopia è un test poco costoso, rapido e non invasivo. Il problema è che non ci sono tanti medici sul territorio formati per refertarla correttamente. Quindi c'è un problema di accesso. Se noi avessimo capillaroscopisti all'infinito potremmo farla tutti. Ci sono delle evidenze che dicono che in un caso di fenomeno di Raynaud bisogna prima fare la capillaroscopia e poi richiedere l'autoimmunità se ci sono alterazioni capillaroscopiche o se ci sono alterazioni del quadro clinico che fanno pensare a una malattia autoimmune, altrimenti è sufficiente solo l'anamnesi e la capillaroscopia. La capillaroscopia, se non ha alterazioni, non necessariamente va ripetuta se non ci sono cambiamenti del quadro clinico. Bene, ringraziamo allora i relatori e chiudiamo, diciamo, la nostra giornata, ecco, con la presentazione un po' a sorpresa sull'argomento da parte del dottor Fenoglio, che è il direttore della struttura complessa di medicina interna dell'ospedale di Cuneo, ma non ha certo bisogno di presentazioni. Prego. Vai con il tuo computer.
Se viene solo il tecnico per cortesia a fare il collegamento. Se il tecnico, ecco, sta arrivando, grazie. Sì, ma funzionerà. Andate in presentazione, risentiamo subito. Sì, arrivo. No, non lo pesca, bisogna installare i driver, ma non c'è internet, quindi... Quindi cosa? Sto avanti con le frecce. Ah, così? Va bene. Sì, mi spiace. Con queste? Sì, grazie. Ah, va benissimo. Ecco, buonasera a tutti, grazie a Fulvio Pomero per l'invito ad essere qua con voi questa sera. Il motivo per cui questa relazione è fatta al termine di questa sessione in cui era stata originariamente inserita, lo vedrete fra poco. Ed è una sorpresa per alcuni versi, poi vedremo, prevedibile per il lavoro che fa l'internista in questo momento, non solo in Italia ma in tutta l'Europa. La febbre di origine sconosciuta è qualcosa che per definizione appartiene all'internista, perché la diagnosi richiede una conoscenza della internal medicine che non può che appartenere all'internista. La storia è partita con le scuole anglosassoni americane nel 1930, poi con Pedestorf, e questa statistica che invece vi faccio vedere non ha nulla a che vedere con la febbre di origine sconosciuta. Quello che ho condiviso con Fulvio ieri è questo cambiamento. L'ho finita alle 2 quando siamo partiti da Cuneo questa relazione, perché quello che sta accadendo è una storia che continua e vede il Piemonte in quest'ultima settimana con il più alto tasso di incidenza nell'aumento dei pazienti positivi, secondario solo alla provincia di Trento. E questo ha determinato un aumento dei pazienti ricoverati. Pazienti ricoverati che hanno una sintomatologia mild to moderate rispetto a quello che sono state le prime ondate del Covid, ma che comunque portano nuovamente il sistema sanitario italiano, europeo e le medicine interne in una situazione di difficoltà. Una storia che è iniziata in una maniera che forse pochi di noi potevano immaginare che sarebbe poi diventata quello che è diventata. Era il 21 febbraio del 2020 quando avevamo il caso 1 in Italia. Lo stesso giorno nell'ospedale di Schiavonia, Padova, moriva il primo italiano di Covid, aveva 78 anni. E quel giorno io ero in montagna, perché da quando sono ragazzo, il giorno del mio compleanno, vado in montagna. Quella foto è la foto mentre brindavo, dopo 5 minuti era un corridoio dove prendeva la cella francese e mi arriva la telefonata ed era la prima unità di crisi della provincia di Cuneo, la prima nostra unità di crisi che veniva riunita nel pomeriggio di quel giorno. Erano arrivati due cinesi da Hua, avevano la febbre, avevano fatto il tampone solo il lunedì dopo, 3 giorni dopo, avevamo poi saputo che fortunatamente era negativo.
Da allora molto è cambiato, molto continuiamo a non conoscere in maniera adeguata o comunque non avere dei farmaci adeguati per curare questa malattia, una malattia che allora non capivamo che cosa fosse esattamente, pensavamo essere una semplice malattia virale, poi in realtà abbiamo scoperto che non lo era. Vedete quello che scrive Harrington in un editoriale del New England: in quelle settimane avevamo tutta una serie di farmaci per cui era più l'incertezza che la, diciamo, l'evidenza della possibilità di un loro discreto beneficio in quei pazienti. Da allora ad oggi sono registrati 2200 trial clinici nei confronti di farmaci utilizzati nelle varie fasi di malattia. Poco tempo dopo, una delle nostre due medicine è diventata, dalla notte, dalla sera alla mattina, un reparto Covid, e avevamo iniziato ad andare a vedere quali erano i farmaci che potevamo utilizzare. Nessuno ne aveva un'idea. Quindi c'era il sito dei CDC di Atlanta, vedete, c'ero andato, me lo ricordo ancora, me lo sono registrato, perché avevo mezzo intuito che da lì in poi sarebbero andate le cose molto male. Il 10 di marzo ho fatto il primo accesso. Non c'erano terapie. Viene riportato che c'era un farmaco che era stato utilizzato nei confronti di altri virus e anche nei confronti della MERS, nel COV1 anche, e questo era il Remdesivir. Questo titolo è bellissimo, Il viaggio del Remdesivir. Come dice una delle nostre colleghe della medicina interna, a volte ritornano, e vedremo come questo farmaco è ritornato nella storia, che era partita nel 2013 con Ebola. Ancora nel 2019 c'è stato un trial clinico su New England dove per Ebola hanno utilizzato questo farmaco, un farmaco che ha un meccanismo d'azione duplice sull'RNA polimerasi virale. Adesso non ci stiamo a perdere. Il 6 febbraio viene pubblicato il primo trial clinico randomizzato da parte dei cinesi. Sono 158 pazienti, vedete, non determinava in quei pazienti, molto pochi, una riduzione della viremia, che poi abbiamo imparato a essere uno dei criteri sui quali si basa l'efficacia di una terapia antivirale, almeno in quella prima fase. E non c'era una riduzione di alcunché su quello che era il miglioramento clinico della malattia. C'erano tutta una serie di bias che erano già stati fatti notare nello stesso numero del New England, ma quello che non sapevamo ancora e ci avremmo messo molto a capire è che c'era un timing nell'utilizzare i farmaci antivirali. La mediana di utilizzo di questo farmaco era 12 giorni dall'inizio dei sintomi, quindi eravamo sconfinati in quello che non sapevamo essere ancora la fase infiammatoria della malattia, la cytokine storm, mediato tutto dalle citochine, non più dal virus. Parte, adesso vado molto veloce perché voglio fare con voi questo viaggio che abbiamo fatto mese per mese nella speranza di arrivare a una soluzione che vedremo alla fine di questo viaggio non esserci ancora, e ci ha aiutato il cambiamento delle varianti, ma non tanto la terapia che la medicina è stata capace di mettere, sviluppare. Questo è un grosso trial clinico, ed è anche importante sempre vedere non tanto in questi tipi di farmaci quando sono stati effettuati, ma sarà poi questo da osservare negli anticorpi monoclonali, perché è la variabile dipendente più importante per i monoclonali, non tanto per questi antivirali. Questo è uno degli studi clinici più numerosi di quel periodo. Bene, qui c'è una riduzione significativa della degenza in questi pazienti, non c'è una riduzione significativa della mortalità qui solo a 14 giorni, perché erano ancora pochi quelli arruolati che erano arrivati alla fine, non era significativa, ma c'era, quindi si era aperto un aspiraglio. Viene fatto il final report pubblicato sempre sul
New England non determina un miglioramento della mortalità, ma c'è un sottogruppo di pazienti che sono i pazienti a basso flusso di ossigeno che invece hanno una riduzione della mortalità. E qui la mediana era di 9 giorni. Allora a questo punto viene messo su un trial dove lo si utilizza in pazienti ancora non ricoverati con tutta una serie di fattori di rischio, almeno uno di questi doveva esserci per sviluppare la malattia grave, e vediamo che qui di nuovo c'è un buon risultato in quello che era l'ospedalizzazione successiva di questi pazienti. Riduceva dell'86% il rischio di ricovero, e il numero di pazienti da trattare, di outpatients da trattare, era di poco meno di 22, quindi qualche cosa di buono. E qua finalmente stavamo nella mediana dei 5 giorni dall'inizio dei sintomi, quindi avevamo imparato che più precoce era l'inizio della terapia e più si stava nella fase propriamente virale di questa malattia, come di tante altre malattie che conoscevamo fino allora, virali, le virus C, il virus, virus RNA, il C, piuttosto che l'evoluzione successiva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità in quel momento così difficile mette su un trial grandissimo, 11.000 pazienti, e arruola dei bracci diversi, e sono dei bracci che contengono il lopinavir, che era un farmaco HIV, che contengono l'idrossiclorochina, l'interferone. Bene, dopo poco dall'arruolamento e dai primi pazienti che proseguono nel trial, si ha lo stop per la mancanza nella valutazione di interim di efficacia. Ricordo a questo punto, tutti voi ricorderete quanta idrossiclorochina è stata utilizzata, e io mi ricordo un mio collega di ruolo che molto estremamente colto, che era a casa con il Covid, Fauci sintomatico, io la mattina gli portavo un po' di idrossiclorochina che ci facevamo dare dai reumatologi e gliela lasciavo sul pianerottolo perché mi guardavo bene che aprisse la porta, e un giorno con l'idrossiclorochina gli ho lasciato anche una bottiglia di Dolcetto, non è piemontese. La sera stessa mi telefona e fa: non hai idea di come io stia bene? Gli faccio: guarda, è un'evidenza che l'idrossiclorochina funziona. No, non hai idea, portami dell'altro vino che sto molto meglio col vino. Quindi lui era arrivato prima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a dire che l'idrossiclorochina non funzionava. Ora, questo studio è uno studio che ha tutta una serie di bias, perché era in tanti paesi, in tanti sistemi sanitari diversi, va a vedere che non c'è una significatività nella riduzione della mortalità nei vari sottogruppi, però ci sono di nuovo dei sottogruppi, e sono di nuovo quelli che hanno l'ossigeno a basso flusso che ricoverati hanno un minor rischio di morte. Questa è una meta-analisi grandissima, bellissima, piacciono tanto a Fulvio, di cui è un maestro di meta-analisi, e vedete però che complessivamente tutto quello che era stato pubblicato in quel momento non determinava una riduzione, ma neanche poco significativa, della mortalità. Fra l'altro c'erano anche un po' dei bias nel momento in cui veniva iniziata la terapia. Qui c'è il real world è estremamente importante, il real world non va molto lontano da tutto quello che i trial clinici messi su avevano dimostrato, cioè pazienti o senza ossigeno o a basso flusso, vabbè, erano meno gravi, andavano meglio nella sopravvivenza e nella mortalità con l'utilizzo del remdesivir. Arriva un altro antivirale diretto, agisce anche lui sull'RNA polimerasi. All'inizio del Covid veniva utilizzato, c'era già in fase avanzata, in fase 2, l'utilizzo come farmaco anti-influenzale. Viene dirottato lo studio sul Covid, ha un meccanismo d'azione un po' diverso rispetto al precedente, ha una potenzialità di mutagenesi non tanto nel virus dove l'ha effetto, ma anche potenziale non dimostrata ad oggi sulle cellule dell'ospito nostro, e questo ne ha limitato un po'
per alcuni versi l'utilizzo. Bene, aveva una buona efficacia, questi erano pazienti di nuovo a rischio di sviluppo di malattia severa e il numero di pazienti da trattare sul territorio a rischio era di 34 per evitare un ricovero. Arriva il terzo ed ultimo ad oggi antivirali, questo è un meccanismo d'azione, agisce sulla main protein che ha un meccanismo, diciamo così, che se bloccato determina la mancata replicazione virale. Erano come per gli altri pazienti, gli altri studi, pazienti non vaccinati, non dovevano aver avuto un contatto in precedenza con il virus, si ragionava molto per quello che erano i vaccini che stavano arrivando, quindi capire in quelli che non potevano fare i vaccini se questi farmaci potevano avere un'utilità. Bene, il Nirmatrelvir, che aveva un booster assieme a un farmaco che era il Ritonavir, che è già stato utilizzato, ma lì era un antivirale nell'HIV, qui andava a inibire da parte del citocromo che metabolizza il Nirmatrelvir il metabolismo del Nirmatrelvir e c'erano dei più alte concentrazioni di farmaco nella cellula ospite. Qui 17 pazienti da trattare per evitare una ospedalizzazione. Sappiamo tutti poi nella pratica che ci sono delle interferenze con i citocromi, ci sono tutti delle possibilità di andare a valutare rapidamente, qui ce n'è una che può essere poi trasformata in un'app nel telefono che ti fa dire, ho messo l'esempio, io ho provato a mettere la carbamazepina e la carbamazepina è un farmaco che assolutamente non può essere associato al Nirmatrelvir. Questo sono le ultime NICE, sono uscite da poco e che sono andate a vedersi, come molte volte fanno gli anglosassoni, tutto quello che è pubblicato e vedete rispetto al standard of care, e cioè che non utilizza e oggi non si fa più i farmaci antivirali nei pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione, vedete che il Nirmatrelvir risparmia 6 pazienti dalla morte, il Remdesivir 2 e il Molnupiranvir 6. Insomma, qui si vedono i vantaggi dei farmaci. Adesso mi avvio rapidamente a quello che è stato l'altro tipo di farmaco con un meccanismo diverso, cioè di andare a agire sugli epitopi dello spike per occuparli e far sì che poi lo spike stesso non andasse a attaccarsi alla C2 della cellula ospite. Questo lo sappiamo, non è l'unico meccanismo, quindi non è andare a vedere quanti anticorpi neutralizzanti noi abbiamo per dire che abbiamo un'efficacia neutralizzante nei confronti del virus, perché esistono degli altri meccanismi elicitati dagli anticorpi monoclonali che hanno anche un loro importante meccanismo che nella pratica non è possibile misurare, e abbiamo la storia degli anticorpi monoclonali che, a differenza dei antivirali diretti, non è cambiata. Gli antivirali diretti che abbiamo avuto dall'inizio sono rimasti ad oggi perché il virus non ha solo maturato delle capacità a resistere, ma pensiamo che non le possa in linea di massima sviluppare. Quindi quello che è l'efficacia di questi farmaci antivirali che abbiamo visto prima continuerà a rimanere, mentre questi cambiano. Vedete, questo è il primo che è uscito, qui tutto in periodo pre-vaccinazione, un'associazione perché va a bloccare due epitopi e quindi aumenta la possibilità di avere un'efficacia antivirale, questo faceva diminuire anche la viremia, aveva una significatività. Quello che è venuto successivo ha tutti dei nomi che sono degli scioglilingua, qualche volta questo ha avuto un nome commerciale precedente, no, che è Regenkov, e anche lui aveva efficacia a dosaggi diversi sui vari outcome, e allora incominciamo a dire ma perché non li possiamo utilizzare a prevenire sul territorio lo sviluppo della malattia con gli anticorpi monoclonali, anticorpi monoclonali che come il Remdesivir vengono fatti endovena. Qui mettono a punto l'utilizzo sottocutaneo del Regenkov e questo dà beneficio in pazienti
che vivevano, dovevano vivere per, fatto un bellissimo lavoro, dovevano stare 30 giorni in una famiglia in cui c'era sicuramente dimostrato che uno era positivo. E in quella famiglia quindi ovviamente c'era un elevato rischio e questo ti dava un beneficio. Non stiamo a vedere le viremie, ma che cosa accade? Quello in cui si sapeva si poteva andare incontro da un po' di tempo negli anticorpi monoclonali. Le varianti cambiano gli epitopi su cui lo spike, su cui l'anticorpo va a determinare il proprio effetto e si perde efficacia. Questo l'FDA, tra l'altro Patrizia Cavazzoni, il nome ci fa essere fieri dell'origine che ha, dice che non è attivo, questi due anticorpi non sono attivi, gli americani lo tolgono, noi ce li abbiamo ancora, ok? Arriva Sotrovimab, di nuovo anche lui ha beneficio nel ridurre il ricovero dei pazienti, migliorare l'outcome dei pazienti, però escono i dati anche sul Sotrovimab, dove nella B2 non funziona. Vedete, qui ci sono gli americani hanno dei dati che sono molto simili ai nostri. Ad aprile la B2 costituiva quasi il 90% dei casi, aprile di quest'anno. Di nuovo gli americani vanno avanti con l'FDA a dire lasciamo stare anche il Sotrovimab. Allora ritorniamo su un anticorpo monoclonale che può essere utilizzato in profilassi. Questo è il nome commerciale Levushield, che tutti conosciamo perché è l'unico che è rimasto, che dovremmo utilizzare, anche se a breve probabilmente cambierà, negli Stati Uniti è già cambiato, noi arriviamo sempre un pochettino dopo gli Stati Uniti. Viene utilizzato in una categoria di pazienti a rischio che sono gli stessi degli altri farmaci, in più viene molto valutato il gruppo dei pazienti immunodepressi, che sono pazienti di appartenenza, diciamo così, onco-ematologica, oppure pazienti che ricevono dei farmaci particolari, come uno comune per noi, ma anche in reumatologia, che è il Rituxiba. Funziona molto bene nel ridurre, questo è un anticorpo monoclonale che di peculiare ha rispetto a tutti gli altri la riduzione, l'efficacia a 6 mesi, ok? Quindi qualche cosa che era ed è particolarmente importante. Un paziente da 68 pazienti per evitare l'evoluzione verso un caso sintomatico. Gli americani a dicembre dell'anno scorso lo fanno, lo mettono subito, noi ci mettiamo un pochettino più di tempo, ma ci arriviamo anche noi a febbraio. Questi sono studi di marzo, dicono che l'Omicron 2 ha una sensibilità nei confronti di questa associazione, viene utilizzato per il trattamento precoce dei pazienti esterni, e questo è un grande vantaggio, noi l'abbiamo usato da poco nella nostra pratica perché è stato accettato da poco tempo dall'AIFA questo utilizzo, e ha anche una certa efficacia, lo vedete, nei confronti della B5, della variante che oggi sta dominando in tutto il mondo, anche se vedete l'altra colonna a sinistra, Bepromibab, che è quello che gli americani, l'FDA, hanno accettato per utilizzo d'urgenza perché ha un'efficacia contro la B5, Levushield ne ha una minore, ma le rimane, e l'AIFA non l'ha accettata perché sono studi di fase 2 e richiedeva una fase 3 che non è ancora completata per questo nuovo anticorpo monoclonale. Però insomma diciamo che l'Evusheld ha una discreta, questi sono lavori australiani, efficacia. Allora adesso arrivo alla fine, no? Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo tutti la B5, vedete che la percentuale in Italia è in questo momento, sono dati del nostro Istituto Superiore di Sanità, del 95%. Il 2 agosto è stato accettato dall'AIFA l'utilizzo
in terapia precoce del Covid, l'Evusheld. Queste sono le linee guida NIH, le linee guida per chi le segue è impressionante, vengono aggiornate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha delle linee guida di 116 pagine, comunque molto corpose, le aveva aggiornate al 22 di luglio, le ha aggiornate la settimana scorsa, quindi qualcosa che è in continuo cambiamento. Allora, il farmaco che viene consigliato dall'NIH, ma anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i pazienti non ospedalizzati, perché è lì che ci giochiamo la partita, cioè dobbiamo fare in modo che quelli che non so, che sono a rischio, sono sul territorio, non vengano nuovamente a bloccare il nostro sistema sanitario e i nostri ospedali. Benissimo. Allora, il Paxlovid, perché questo è il nome commerciale, ce ne sono uno, non si fa pubblicità del ritonavir e nirmatrelvir, è quello che ha, diciamo così, la maggior forza di evidenza nell'utilizzo in questi pazienti. Il remdesivir ha lo svantaggio di essere fatto endovena e quindi deve avere un sistema particolarmente organizzato che non hanno gli americani, ovviamente meno di noi, e forse anche noi non ce l'abbiamo. Poi vedete come venga riportato l'anticorpo che noi non abbiamo, che è bebtelovimibab, e poi ancora il monopiravir. Allora, questi sono i dati che con Fulvio ho discusso della nostra provincia, dove ancora una volta Fulvio è fra i grandi virtuosi, perché questo è un merito suo, l'ha gestito lui, il trattare quella popolazione di pazienti a rischio di sviluppare la malattia per la loro stato di immunodepressione, che non è quello che abbiamo detto, l'aumentato rischio per avere una BPCO, per avere un diabete con danno d'organo, insomma sono pazienti che hanno malattie onco-ematologiche, linfome, leucemie, trapianti d'organo solido, oltre che trapianti di midollo, insomma sono 7 categorie ben identificate dal Ministero. Vedete che la regione, l'azienda zero, questi sono dati dell'azienda zero, non sono, diciamo così, sono un po', diciamo, non li vediamo e basta, ecco, non li posso lasciare, ha fatto un grande lavoro, ha calcolato che nella nostra regione ci siano 1000 pazienti che hanno le caratteristiche per essere trattati con questo farmaco in prevenzione, che è una prevenzione che abbiamo detto per 6 mesi, quindi non è una cosa da poco, possono essere anche pazienti vaccinati ma che hanno un fenotipo di malattia che li pone comunque high risk. Ecco, ne abbiamo identificati, trattati ad oggi solo 670, quindi il 60%. Quindi un qualche cosa che dipende da che parte lo guardiamo, tanto o poco. Ci sono delle nostre ASL che non hanno neanche risposto a quello che è stato, diciamo, la richiesta da parte della regione. Fulvio forse ha fatto addirittura un lavoro in più, che ha identificato e ha trasmesso alla regione quelli che erano i pazienti a rischio. Molti di questi sono stati tracciati dalla regione con quello che è il loro database, un grande lavoro che la regione ha fatto. Qui sono i dati ultimi, vedete quanti siano forse pochi i pazienti ospedalizzati che hanno utilizzato il remdesivir negli ultimi 14 giorni, 480, sono molto probabilmente pochi. E quello che è stato l'utilizzo degli antivirali, chiamiamoli diretti, i primi tre che abbiamo visto, dove il Paxlovid, il nirmatrelvir, fa la parte del leone, perché sono stati trattati in 14 giorni 4.100, che sono sicuramente molto pochi. La metà di questi pazienti è stata trattata dai medici di medicina generale. Non ci sono più le USCA e questo è un grande problema. Dell'utilizzo che abbiamo avuto in Italia del nirmatrelvir, del Paxlovid, con tutto il problema dell'interferenza farmacologica, 50% è stata prescritta dai medici di medicina generale, 50% dai centri
che hanno la, diciamo, la possibilità di prescriverlo. Gli anticorpi monoclonali, vi faccio vedere a sinistra, e questo sarebbe anche un motivo di discussione, ma è tardissimo, vedete come abbiamo ancora utilizzato il Sotrovimab e abbiamo utilizzato quasi altrettanto di più quello che è l'Evusheld. Il Sotrovimab nel confronto dell'Omicron 5 ha una minor scarsa efficacia. Il sistema oggi, a differenza degli americani, ti permette di prescriverlo perché tu, quando Fulvio lo sai meglio di me, perché tu sei un centro prescrittore, dici che presumi che abbia attività, perché non hai la possibilità di laboratorio, no? E quindi sta al singolo. Se il singolo non conosce l'epidemiologia, può utilizzare un farmaco perché nella fase precedente aveva acquisito esperienza con quel farmaco e utilizza quello che conosce, come abbiamo sempre fatto nella storia della medicina, però in questo caso è necessaria una conoscenza. Ora grazie, io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione che avete dato a quello che è un problema, il problema che ha cambiato il mondo, il problema che ha cambiato un sistema sanitario e quello che ha cambiato la vita di tutti noi, ma quello che ha cambiato la vita dei pazienti sicuramente, ma quello che ha cambiato la medicina interna. Sapete che in Italia il reparto, la specialità che ha gestito più numericamente pazienti è stata la medicina interna. Speriamo di non avviarci di nuovo a qualche cosa, anche se i dati, mentre veniamo in qua con Gianni Gollet del nostro ospedale, come di altre parti del nostro Piemonte e d'Italia, purtroppo non sono, diciamo così, in questo momento favorevoli. Il 24-25 speriamo che il cielo sia blu come quando la storia è iniziata il 21 di febbraio, cercheremo di fare quello per cui quest'anno siamo in ritardo folle legato a quello che è il cambiamento organizzativo del nostro sistema sanitario che continua a riportare si dietro quello che è la storia del Covid, cercheremo di fare queste due giornate a Cuneo con la speranza che in quel momento non ci sia una nuova variante che ci vada di nuovo a cambiare la vita. Le abbiamo volute fare, non abbiamo avuto il coraggio di Fulvio, saranno ancora virtuali. Speriamo che tutto il giorno, un giorno quello che è virtuale cambi e torniamo di nuovo alla realtà, perché nessuno di noi vuole abituarsi a essere un medico virtuale ma a essere anche un uomo virtuale. Grazie della vostra attenzione. Fulvio, forse devi... Muoio. No, come volete. Se c'è qua... Fulvio, sei... forse anche tu che hai una grossa esperienza, perché... E non merito. Di fatto chi ha selezionato la popolazione maggiormente... In questa azienda sono state la dottoressa Campana e la dottoressa Stefani, che fanno parte della ematologia, e il grosso del trattamento con Evusheld per, a scopo profilattico, arriva dal mondo dell'oncoematologia. Quindi possiamo dire che il 75% dei pazienti trattati con Evusheld qui è stato selezionato da loro, che hanno fatto un grande lavoro di cernita di quei pazienti che erano nelle categorie di rischio, e quindi quello è stato il grande lavoro. Chiamarli è stato merito delle infermiere degli hospital e devo dire che poi da lì è tutto molto facile, perché noi abituati a fare anticorpi monoclonali piuttosto che remdesivir in una situazione in cui fai arrivare il paziente da positivo in un ambiente per positivi, lì era una cosa bellissima poter dire di fare un farmaco ad un negativo che poteva fare i percorsi da negativo, ed è due iniezioni intramuscolari anziché un'infusione endovenosa. Quindi il farlo poi pragmaticamente è facilissimo. Il problema è andare a fare tutto il lavoro a monte di cernita di quei pazienti che ne hanno bisogno.
L'altra quota, come dicevamo, di pazienti che ha fatto l'Evusheld maggiore è quella neurologica. Una parte di pazienti che fanno rituximab ha fatto Evusheld, non sono il grosso, però appunto il grande merito va all'oncoematologia. Certo, però ti posso dire, grazie, ne abbiamo discusso insieme. Questa è una cosa molto importante e non facile da attuare, però noi dobbiamo essere sensibilizzati su questo, la medicina interna non lo è, perché molti pazienti che non hanno la diagnosi e arrivano da noi e hanno la diagnosi di quella malattia, perché ci è capitato 10 giorni fa un mieloma drammatico che non aveva fatto il booster e il giorno stesso non con facilità gli abbiamo fatto l'Evusheld, se noi non siamo sensibilizzati su questo non li trattiamo. Sono d'accordo, e il caso nostro è avvantaggiato dal fatto che nel caso nostro l'ematologia è all'interno della medicina e quindi è la medicina il centro prescrittore per l'azienda. E altrove non è così e hai ragione che bisogna sensibilizzare l'internista. I dati lo dicono, e i dati la regione lo riconosce nei vostri confronti. Ma voi avete un modello organizzativo legato a una storia che è quello del vero dipartimento clinico. Noi abbiamo il modello vecchio di quando io ero in clinica medica, dove tu sei anche stato, dei box che non comunicano, di una medicina che non deve più esistere, perché altrimenti i pazienti, a seconda di dove vengono ricoverati, hanno delle terapie e purtroppo degli outcome diversi. Quindi grazie per avermi dato questa opportunità, perché è qualcosa che ci può cambiare un po', diciamo così, un atteggiamento terapeutico che non abbiamo in maniera ancora appropriata oggi. Io volevo fare una domanda al dottor Fenoglio e anche a Fulvio e comunque a tutti quelli che sono dentro, no, la medicina interna e di conseguenza gestori di fatto di questa pandemia che si prolunga. Perché noi al Mauriziano, come ben sapete, io, dottor Vitale, siamo gli infettivologi che lavorano in medicina interna dell'ospedale Mauriziano e ci siamo praticamente gestiti insieme a tutti i colleghi la parte, diciamo così, di prescrivibilità di molti di questi farmaci che il dottor Fenoglio ha fatto vedere molto bene. Ma c'è un problema in cui ci siamo imbattuti recentemente, che è quello un po' del cambio, no, del paziente che noi vediamo, per fortuna, che di fatto è un paziente anziano, spesso vaccinato almeno con 3 dosi, che viene ricoverato per tutt'altro e che viene screenato con il tampone che risulta essere positivo. Quindi con la necessità di isolarlo, mettendo in pista un problema organizzativo che è ormai evidente, quindi il ricambio, cioè, o meglio la conversione dei reparti, eccetera, eccetera. E c'è l'annoso problema della prescrivibilità dei farmaci antivirali precoci, in particolar modo di Remdesivir, che di fatto è sdoganato con uno studio sul New England che è sostenuto su pazienti non vaccinati, e mentre noi diamo spesso e volentieri, o meglio abbiamo dato Remdesivir precoce che effettivamente funziona, forse perché la malattia è meno grave, ma funziona, e i dati sono inequivocabili, in pazienti che hanno più di 85 anni, nello studio del New England non c'è un paziente oltre gli 85 anni, e quindi di fatto noi commettiamo un atto prescrittivo che è un off-label bello e buono, perché l'AIFA l'ha autorizzato per i pazienti non vaccinati, non ospedalizzati per Covid, ma di fatto noi tratteniamo in ospedale pazienti isolati per il Covid, non avendo di fatto una malattia Covid. Come vi muovete in questo meandro che diventa sempre più ristretto? Perché poi, se le cose rimangono come fino a venerdì, che io ero qua quindi non c'ero giovedì, diventa un po' difficile continuare a dare, se aumentano i casi, Remdesivir, Molnupiravir, Paxlovid a tutti i pazienti, no? Mentre magari andrebbe identificato una nicchia di pazienti più meritevoli, magari non vaccinati, quelli che per vari motivi o non l'hanno fatto, potrei dire problemi loro, ma facciamo i medici, non facciamo gli inquisitori, oppure quelli che non hanno potuto fare il booster per motivi di salute o per altre problematiche. Come vi comportate? Cioè, voi continuate a prescrivere questi farmaci indipendentemente dalle indicazioni poi reali che sono, oppure tendete anche a dire, come io ammetto ho fatto, però il paziente ha 95 anni,
il remdesivir tutto sommato costa 4.000 euro a terapia completa, se parliamo di 200 mg fatte il primo giorno e poi 100 mg per 3 giorni, verso un paziente che sì, è vero che costa, se non fa niente, 800 euro al giorno, ma tanto comunque rimane ricoverato perché spesso e volentieri 95 anni ha un corredo di comorbidità che tanto lo inchioda lì. Perché io sono in difficoltà, cioè nel senso, non vorrei essere la voce fuori dal coro, ma nemmeno aggregarmi a un gruppo di pecore che tutto sommato, nel senso buono, detto ovviamente, segue un filone che è quello del dobbiamo prescrivere dei farmaci per salvare i fragili, perché si salvano da soli possibilmente se l'andazzo è questo, poi vedremo in autunno se sarà ancora così. Allora, ne abbiamo parlato anche al telefono e ne abbiamo parlato tra di noi nel gruppo. È evidente che lo scenario che stiamo vivendo è diverso da quello in cui sono stati testati i farmaci. Questo è del tutto evidente. Secondo me l'approccio del paziente che viene ricoverato per lo scompenso cardiaco positivo al Covid, io non vedo il fatto del ricovero come un deterrente all'utilizzo di un farmaco precoce, perché di fatto lui lo ricoveri per un motivo che è tutt'altro che Covid. Quindi il ricovero ospedaliero che non sia da polmonite Covid, allora hai altre strategie, il ricovero ospedaliero non lo considero come un deterrente all'utilizzo, perché è un ricovero ospedaliero per altra causa che ha portato il paziente in quel punto. Il fatto che abbiamo una popolazione vaccinata, trivaccinata, è fondamentalmente quello per cui mi sento di dire che non è il caso di essere aggressivo come eravamo all'inizio. Io penso che ci sia solo un modo di essere, di sostenere questa prescrizione, e cioè quello di dare in mano al medico di medicina generale la prescrizione del farmaco, perché è impensabile che centri anche grandi, anche molto strutturati, possano veicolare la prescrizione di tutti i farmaci. Quindi ritengo molto appropriato che sia stato consegnato nelle mani del medico di medicina generale la prescrizione, la prescrivibilità di Paxlovid. Questo rende, secondo me, sostenibile il sistema. Mi chiedo perché non lo abbiano fatto con Molnupiravir, se devo essere sincero, forse è la risposta, e tra poco, anzi, sono molto curioso di saperla. Noi oggi, se il paziente non fa il Paxlovid e quindi il medico di medicina generale chiede il nostro intervento, perché altrimenti è autonomo, tendiamo a fare il remdesivir fin quando c'è sostenibilità del sistema, perché il remdesivir vuol dire far venire 3 volte il paziente, farlo venire in condizioni particolari. La cosa positiva è, come dici tu, che la prognosi di questi pazienti è molto poco influenzata dalla positività. Tanto è vero che oggi io credo che la maggior parte di noi si aspetti da parte degli enti regolatori, dell'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, una, non dico di cancellare il problema Covid, ma sicuramente derubricarlo a problema di secondaria importanza, perché tra poco, sempre tu mi insegni, arriva l'influenza H2N3 che ci farà parecchio male probabilmente. E come ci comporteremo con l'H2N3? Perché dovremo occuparci così tanto diversamente da questo Covid? Oggi noi ci chiediamo se ha senso, e ne parlavo con Claudio qualche giorno fa, andare a fare l'isolamento di questi pazienti, cercarli, eccetera. Quindi siamo di mezzo tra il derubricarlo e trattare i pazienti fragili. Quindi tu hai messo il dito in un punto estremamente scottante. Quello che posso dirti è che noi abbiamo accalato il livello di, come posso dire, sensibilità alla prescrizione dei farmaci. Il Paxlovid fatto sul territorio prescritto dal medico di medicina generale è una soluzione, se non c'è interazione, eccetera, eccetera. L'alternativa che noi cerchiamo di mettere in campo è il remdesivir per i pazienti meritevoli, fatto a tappeto a tutti, no, i non vaccinati o i vaccinati da più di 4 mesi sono i pazienti che riteniamo da trattare di più. No, perché allora, partendo dal fondo, quella questione di derubricare il Covid
mi sembra abbastanza evidente che si debba andare in questa direzione, cioè non, anche perché io non so nelle vostre realtà ospedaliere, ma nelle nostre realtà ospedaliere polmoniti negli ultimi mesi non ho più visto neanche mezza. Piuttosto vediamo esiti di polmoniti di varia natura. Poi c'è il discorso che è assurdo isolare un paziente col tampone positivo per SARS-CoV-2 e mettere in una stanza 3 un paziente con l'H1N1, il virus respiratorio sinciziale, senza che ci sia la benché minima idea che ci sia un isolamento, cioè comunque in fin dei conti sono virus delle alte vie respiratorie, altamente virulenti e contagiosi, di conseguenza non vedo per quale motivo il comportamento debba essere in un modo per il Covid e tutt'altro per questi virus. Poi c'è la questione del molnupiravir, che è stato in maniera molto furbesca italiana, tanto per dirne una come al solito, perché è il farmaco di questi tre che ha i dati meno concreti, perché parliamoci chiaro, parliamo di una deospedalizzazione, un mancato ospedalizzazione del 30% dei pazienti somministrati e di conseguenza è un farmaco che sarebbe rispetto a Paxlovid o Remdesivir destinato a scomparire. Ma c'è il problema, si è sdoganato anche per i pazienti con l'ingrave insufficienza renale che dializzano, cosa che gli altri invece hanno il caveat. E quindi in qualche modo, siccome siamo italiani, l'abbiamo infilato nel mezzo. Poi c'è il discorso del Remdesivir. Allora mi chiedo, ed era da lì che nasceva la provocazione, e non è neanche una provocazione, è proprio un tentativo di confronto costruttivo. Cioè se ci hanno sempre detto, ed è così, che il vaccino impedisce di sviluppare una malattia grave e abbiamo un 90% di popolazione che è vaccinata, mi chiedo perché io debba dare a un paziente 3 volte vaccinato o addirittura 4 volte vaccinato un farmaco che di fatto, se io lo dia o non lo dia, non cambia la storia in senso di evoluzione naturale di questa malattia. E quindi è da qui che nasce la cosa. Poi è chiaro, se possiamo aiutare tutti lo faremo, però se parliamo di medicina, parliamo di studi e parliamo di ricerca, la ricerca ci dice che forse basterebbe il vaccino e che questi farmaci andrebbero poi forse dati in pazienti che non l'hanno fatto per vari motivi, insomma, no? Gichi ha fatto vedere i dati aggiornati a questa settimana sostanzialmente. Io ho i dati di un paio di settimane fa e ho fatto numero di prescrizioni di Paxlovid diviso numero di positivi in quella settimana, 2 settimane fa, in Piemonte si prescriveva un Paxlovid ogni 488 pazienti positivi. Quindi di fatto io penso che già stiamo andando nella direzione che indichi tu. Il dubbio che ho io e che abbiamo, credo, tutti noi è: ma chi è quel paziente sui quei 488 che davvero dovrebbe essere trattato? È quello che ha il nipote medico? È quello che ha... No, perché poi funziona così. Se tu guardi e le sai a memoria le classi di rischio per ottenere il Paxlovid, se tu hai 65 anni, allora questo è assurdo secondo me, dovremmo fare un passo avanti e non fermarci alla categorizzazione dei pazienti che era stata fatta in un momento in cui c'era un altro Covid e c'erano altri pazienti, sostanzialmente è assurdo questo. Se posso solo aggiungere, poi è tardi e ti lasciamo concludere. Allora, il criterio di buon utilizzo del farmaco è quello che quella popolazione che vai a trattare precocemente deve avere un rischio superiore al 10% di andare incontro all'evoluzione severa. Ma tutto questo è stato calcolato, come hai detto tu, in un periodo pre-vaccinale, per cui stai su quei 120 giorni dall'ultimo vaccino. Israeliani che hanno fatto un lavoro bellissimo sul Paxlovid dato nella loro popolazione a inizio anno, 1 milione di pazienti diventati positivi, hanno fatto un lavoro bellissimo dove hanno fatto vedere le differenze fra la vaccinazione e non la vaccinazione, hanno fatto uno score da dare a questi pazienti. Noi abbiamo dei criteri che sono truc et branca. No, cioè lo scompenso cardiaco che cosa vuol dire? Ti manca il fiato o c'hai una frazione di eiezione del 15%? Quindi
c'è molto da fare. L'importante è conoscere, no? Perché io penso che quei 400 pazienti che sono stati trattati siano stati trattati perché sono stati intercettati da qualcuno che conosceva il problema, come ne abbiamo parlato. Non tanto forse si è fatto un pensiero come ti sei fatto tu di dire, ma no, sono pazienti che sono positivi, hanno questo fattore di rischio, io ti tratto preventivamente, ma non ti fai fare un ragionamento di più. Questa è la strada che ci aspetta. Ha davanti anche un fatto che sono farmaci costosi, che fra l'altro noi non conosciamo esattamente quanto costano, perché la conoscenza dei nostri costi è quella americana, è qualcosa di tedesco, è qualcosa della comunità europea quando aveva cercato di contrattare, ma nessuno lo sa, neanche le nostre farmacie centrali di Torino sanno quanto costano esattamente, ad esempio, le fiale. Remdesivir, chiesto giovedì alla farmacista nostra, all'ospedale 4.000 euro una terapia preventiva. La mia farmacista che arriva da dove arrivi tu, non lo sa, e ha chiesto. Ah, comunque, abbiamo più farmaci di quanti utilizziamo, il succo è questo, no, anche. No, non c'è nessuno che ti viene a dire non farlo perché costa, anzi ti vengono a dire, a me è arrivato il messaggio, ne usate pochi. No, ne usiamo pochi perché non li conosciamo. Va bene, grazie, è stato un bellissimo spunto il tuo, molto critico, grazie. Oggi mi hanno chiesto almeno 15 o 20 volte se sono soddisfatto. Io sono molto, molto soddisfatto. Il primo motivo di soddisfazione è che sono le 6 di sera e l'aula è ancora assolutamente popolata. Sono le 6 di sera e si è fatta una discussione ancora attiva. Io vi ringrazio davvero. Ho fatto un conto, mentre ero seduto ad ascoltare le relazioni, che considerando che una relazione media di un relatore costa a se stesso una decina di ore di lavoro per essere preparata, che a tutti voi che siete stati 2 giorni qui sono da imputare 16 o 17 ore di aula, più o meno per questo evento sono state utilizzate 2.000 ore di tempo. 2.000 ore di tempo sono 320 turni di lavoro. 320 turni di lavoro sono stati impiegati per fare della formazione. Io credo che questo valga la pena sottolinearlo, perché tutto quello che è stato fatto qui, al di là dei costi reali monetari con gli euro, è stato un costo importante dal punto di vista dell'impegno, perché 300 turni di lavoro io credo che metterebbero a posto parecchi pronto soccorso, e in realtà sono stati trascorsi qui a imparare delle cose. Io vi ho messo questa diapositiva come ultima diapositiva, ricordando che abbiamo pianificato e prenotato quest'aula per il 29 e 30 di settembre dell'anno prossimo. Non voglio fare previsioni troppo avanguardiste, ma speriamo che l'anno prossimo saremo qui a chiacchierare di altri argomenti, e vi ringrazio davvero per tutta la vostra partecipazione. Grazie mille.